Guardate un po', guardate un po', fatti la dore, fatti la dore, incredibile, Gigi la trottola, grazie Gianluca, ciao Gia, tra poco, ciao Rob, parlotto, servirà una nuova sedia, ciao Rob 2, grazie Gianluca, ciao amici, ciao Idro, ciao Ed,
Buonasera, buonasera Roblinerto. Roblinerto, ce la farò a dire. Ciao Giovi. Cioè a Giovi, ma a Giovi gli regalate il sabato a Giovi. Oh, Super Pigna! Super Pigna, dov'è la tua Sabina da Anime Night? Ciao su. Quella è... è devastante quella... È mia. Quella ciao Nabi. Ok, va bene. Buonasera, buonasera. È facile, Livio, Roberto mischiato con Goblin. Ah, giusto, giusto, giusto. Ecco. Bravo, ciao Melia. Oh, Gianluca! Gianluca! Ciao Gianlu. Siamo bene, Gianlu. Siamo già due. Oggi si vola. Maggi non capisce un cazzo, e su questo sono molto d'accordo. Ciao System. Si fanno entrambi i versus, perché settimana scorsa abbiamo fatto il pool, è finita pari. Bravo Miki. E quindi se arriviamo a 10 facciamo tutte e due. Certo. Extra lavoro per assolutamente, Livio. Assolutamente, assolutamente. Se arriviamo a 10 sub entro la fine della live facciamo due versus. Tanto Livio non fa un cazzo tutto il giorno, quindi figurateci, c'è un sacco di tempo libero. Che hai fatto oggi, Maggi? Ah. Oggi che giorno? Oggi è lunedì. Che hai fatto? Oggi è una giornata particolare oggi. Dai, sentiamo, dovevo andare a lavorare la mattina, però fortunatamente ho lavorato poco, sono tornato a casa che erano le 4. Vabbè, ci lavoro onesto. Però, chi è? E la Madonna. Fatti soldi, sì. Fatti soldi, grande bravo Giallo. Fatti soldi, Giallo. Siamo subito a 7, l'uomo ragazzi. Del popolo, ma Giallo. Oggi... Fatti soldi, Giallo. Grande, oggi è una cosa mille. Incredibile, Giallo. Grazie, grazie mille. Giallo. Vuoi sti Reddit? Ma oggi Reddit dopo, Miki, dopo. Dopo facciamo Reddit, quindi inauguriamo Reddit. Quindi rompete il Reddit. Oggi non fa. Vi piacete. Comunque lui è Goliador, non è Melator poco. Non è Goliador. Trelas condolas trans 85 olio ferai complimentia 2DE3. 2DE3 nel cuore giallo. Sta arrivando pure la live train, bravo. Giustamente. Nel cuore, Yoshi. Siamo mancati. Grazie, Genki. Sì, abbiamo avuto una pausa di 3 giorni, ragazzi. Bravi, ragazzi. Oh, ma siamo già a livello 3. Sì, la prima ragazzi. Volta. La prima questo volta. Record, ogni sub è un nuovo record dell'app train, tra un po'. Eh sì. Grande Glow. Ciao, Glow. Ragazzi, ma siete dei grandissimi. Ma 10 su 10, così. Così. Già è fatta. Così. Allora, ragazzi. Lancio la seconda sfida. Adesso vi tocca. Lancio la seconda sfida. Scrivi che io scrivo. Chi le paga le sub fa le top 5. Top 5 di giallo, esatto. Videogiochi preferiti. Però io voglio scrivo. Lanciare a questo punto la seconda sfida, perché io pensavo fosse impossibile, ma a questo punto è possibile. Ah, io sono libero di rifiutare. Sei libero, però sei stato d'accordo l'altra volta, non avrebbe senso che questa volta. No, perché vediamo. Vediamo. Roblinerto! Grande Roble, grande, grazie. Scrivetele, io metterei. Già lui l'ho scritta, Grazie mille, Roble. Io metterei. Vai, Glow, quando vuoi. 25 sub. 25 sub? 25 sub. Ciao, Gray. Due versus a settimana per i prossimi mesi. Per i prossimi mesi, no. Facciamo 25 sub. Si fattura, vero, su? Due versus a settimana per tutto febbraio. No, due versus a settimana marzo, per tutti i febbraio. Due mesi. No, ti vendi di merda. Ti vendi di merda. Che è febbraio, ma è poi. Va bene, per e poi tutto... per due mesi va e mezzo. Bene. Va facciamo? Bene, già. Va bene, top va 5 bene. Tagli stili di capelli più fastidiosi. Tutti quelli di Livio. Scrivilo a questo. Allora, momento. Due versus a settimana. Madonna, viene ma non ce leggo piano. Per tutto febbraio. Top 5 tagli stili di capelli più fastidiosi. Per febbraio. Sarebbe stato meglio diminuire settimana forse. Gianluca! Non l'ho letto! Non riesci a starmi dietro! Lo scrivo! Bravi grande, raga! Giallo! Grazie Giallo! Vediamo se Maggi riesce. No, l'ho fatto, ho fatto. Scrivere in tempo tutte le 6, però ne potrebbero arrivare altre. Livello ragazzi, 4 completato. Ragazzi, siamo a livello 5. Potremmo rompere il livello 5. Siamo a 16. Sì, ma scrivete le top, che se non me ne scordo. Il taglio fallito di Strumox fisso. Sì, che batte Livio, questo è a scherzare. Beh dai, il taglio di Strumox ci potrebbe stare. Top 5 allenamenti. Guardalo. Le tecniche speciali. Beh, questa è tosta. Allenamenti infaticati perché le tecniche speciali. Ragazzi, ci hai pensato tutta la notte, ci hai pensato. Sì, no, ma oggi ha scritto sul gruppo Telegram che ci stava pensando. Ragazzi, per tutti quelli che hanno ricevuto la sub, potete fare punto esclamativo Telegram e entrare nel gruppo Telegram
solo per sub. Che mamma mia, non mi aspetta, che Livio è arrivato. Secondo a questa... me, no, ve l'hanno scritto in chat. Scrivi Wick. Che ah, è più ok, corto. Ok. Grid, no, perdonami, pensavo fosse arrivato da lui. Come la tecnica speciale degli anime? Un attimo più giusto. Per la tua top, lasci scegliere a Magico. Ragazzo, la vuoi contro Livio o no? Allenamenti più faticosi, da creare. Per creare delle tecniche speciali negli anime manga. Okay. Ok, scrivi VS, ma infatti sì, ma io so proprio, solo che se diventa Eh no, vabbè, tipo devi va, sembra una formula matematica. Contro Livio, Coco, va bene. Tutto febbraio. Io ci metterei tutto febbraio. Vero, Rob. Tocca a Melin, Fausto Coppa. Come ci penso, Coco, contro Livio comunque. Parlando di meme. Grazie mille, ragazzi, grazie. Parlando mille, di meme. Abra Misa Stoppable. Non solo ha fatto doppietta alla faccia di Maggi, ma gliel'ha fatta contro al fantacalcio. No, perché Zaniolo non ha segnato. Gliel'ha fatta contro al fantacalcio. Sì, ma tu blasti la gente e la gente poi ti punisce. E fanno bene. Sì, ho preso pure il gol di Bonazzoli. Non so, almeno Bonazzoli compra Bonazzoli al fantacalcio. Ma neanche Bonazzoli compra. Soprattutto lo schiera. Soprattutto lo schiera. Incredibile questo. Mamma sì, mia, Maggi, è veramente... Però... è schiuso sulla tavoletta. Però... schifo. Però io volevo farvi vedere una cosa. Io da giallo per suggerire una top. Va bene. Top 5 vostre, un po' cioè, io che non avete mai espresso in live. Io ho pareggiato l'ultima partita 66 a 69 e mezzo. Vabbè, perché noi facciamo ogni 4 punti. Cioè, sto rosicando malissimo. Ho capito, io ho pareggiato 2-2, tu avresti sculato a vincere 2-1. Vabbè. Cioè, non hai fatto sto punteggio incredibile. Vabbè, lui eh? Si, no, lui ha beccato poi la cosa. Cioè, lui è arrivato a 66 e io a 69 e mezzo. Grande Abraham. No, occhio. Contro maledetto, contro me avresti perso. Pensavo no, vabbè, ok. Però nel senso, cioè, se avessi fatto mezzo zero, punto zero, in più, se quel Bairami di merda non tira con rimpallo in tre rete, avrei. Però la Coco la vuole contro Livio. Vabbè, comunque. Non ci penso alla top contro Livio, non vi preoccupate. Comunque, dai, passiamo subito agli argomenti oggi di oggi. Abbiamo un sacco d'argomenti. Ragazzi, oh, siamo arrivati al livello 5, lo possiamo finire. Io ci credo che lo possiamo finire. Manca un minuto e mezzo. Io sono Juventino. Possiamo farcelo. C'ho Dybala, che i primi tempi mi ha fatto smadonnare. Io pure Dybala nell'altro. Però adesso mi fa smadonnare di meno Dybala. Bravo. Ma è quanto Ibrahimovic, che è fatto di pan di zenzero. Vabbè, però Ibrahimovic ha 60 anni, vedete, non è che te puoi aspettare chissà che è. Va bene, dai, partiamo dal linkino più noioso. Quello è il linkino più noioso. Il linkino di Maggi più noioso, che è allora, come al solito la schermata nera. Fan in delirio. Chi? Il linkino più noioso. Quando, fan in delirio. Quando, dove, perché? Maggi sono i fan, Maggi racchiude tutti i fan, ho capito che sei grosso, però... Ah, infatti oggi, stavo dicendo, che cosa hai fatto? Oggi sono andato in palestra. Vabbè, strano. Esatto. E dovevo alzare i miei 100 kg di panca inclinata. Ne ho 610. No. Chi è? Vabbè, ok, però dai, okay. Non è che te devi svenare. Già non l'ha comprato il treno ormai, cioè. Oddio, ma il 90%. Ma 90%, ragazzi. 40 anni fa, già. Cioè, Date credito siamo a 21. All'incredibile lavoro di giallo e chiudete questo 10%. Ragazzi, 21 su 25. Cioè, nel senso, avete avuto l'onore di essere, cioè, praticamente tutta la chat è sabato. Mi adesso, sì, praticamente. E gliene ha sparati 15 in faccia. 15 sono sì. 15 sono oggi eroe. Va bene, giallo. 99 ne manca una a 100 per arrivare alle prime 100 sub di Anime Night in un mese. Incredibile. Sì. Ci abbiamo la nuova. E quindi remote. Potrebbe chiudere sia l'hype train che le versus che tutto. Questo è il momento. Incredibile. È finito. No. Ma va bene così. Dai. Grazie giallo. Comunque. Vabbè, dai, bravo. Però livello 4. Grazie giallo. Fate tutti ringraziare tutti giallo. Lasceremo un'altra volta per il livello 5. Ma in realtà è meglio perché così abbiamo oh, un nuovo Derivu. Gianluca. Incredibile. 1-2. Fatti sordi, giallo. Grazie. Altri due. Giallo è l'eroe di cui abbiamo bisogno. Esattamente, quello che non meritiamo, ma quello di cui sta live fa 23, ragazzi. Siamo a 23. Grazie, ringraziare mille. Tutti quanti giallo, quelli che hanno ricevuto, perché solo me, cioè, nel senso. Grazie mille giallo, a parte gli scherzi. Sì, ha voglia. Ovviamente anche De Biru. De Biru. Grazie mille, De Biru. Vabbè, stavo dicendo una cosa molto importante. Vai, di questa cosa. Comunque, Coco, cioè, la penso top 5 contro Livia, non ti preoccupare, è una cosa molto bella. Allora, io oggi devo alzare i miei 100 kg di panca inclinata. Succede che però ultimamente
la palestra è iperaffollata. Quindi, giustamente, la gente sta in fila. Soltanto che oggi c'era Bimbo Minchia Cacacazzi che mi aveva preso di mira. Sai cosa ha fatto benissimo. Sai cosa o sei tu che hai preso in mira lui? No, perché secondo me... No, perché... Allora, devi sapere che c'è un problema. Ah, funziona così. Solo uno? In c'è palestra. Una cosa importante. Funziona così. Sarà una stronzata. No, lo in palestra tutti. Funziona che ci sono quelli che in gergo tecnico si chiama i rack. Chi è un po' dell'ambiente sa di che cosa sto parlando. Ciao Giulia. Succede che però io purtroppo, per come sono fatto io fisicamente, non posso fare le panche sulla panca. Perché non ci arrivo. Non puoi fare la panca sulla panca. Sulla panca classica. Quindi mi devo portare le panche dove c'è il rack, perché ci sono le altezze che si regolano. Devi portare la panca da casa? È troppo allora, piccolo, cioè, è troppo basso. Esatto, no, le braccia, esatto, non ci arrivo. Cioè, quindi, se tu devi caricare 100 kg rotti, ti fai male alle spalle. Vedi, è come, tu immagina Pikachu, esatto. Che deve, tu immagina Pikachu che deve andare lì, no? Cioè, ste braccine fa... Esatto. Allora, è una cosa, esatto. E quindi se lo porta da casa. Esatto, quindi, che cosa succede? Faccia così, capito? Succede che io mi devo portare, di solito, una di queste panche che si usano per fare di solito i manubri. Ma te devi portare da dove? Prendi una panca e la metti sotto il rack per costruire quella che è una panca inclinata. Vabbè, se sapessi cos'è il rack, però... Vabbè, in chat lo sanno, ma hanno capito. Vabbè. Però questo bimbo minchia praticamente storceva il naso, perché secondo lui io non dovevo stare lì. Perché dici, c'è una panca inclinata fatta apposta, non puoi prendere una panca e metterla sotto il rack, perché il rack serve per fare lo squat. Vai a cagare, bimbo minchia del cazzo. Arzo 5 volte i pesi tuoi, zitto, e fai pippa quando ci sono. Te arzo, arzo a te. Ma quindi comunque sia, in palestra c'è una gerarchia che è determinata quanto. Allora non no. Però sappiate che in determinati casi... Sì. Sì. Mi spiace. Sì. E quindi questo qui, sai cosa ha fatto? Mi si è messo attaccato al culo. Ma roba che ce l'avevo davanti così fisso. E questa presenza mi ha un po' destabilizzato. E quindi oggi ho dovuto fare 97 kg e mezzo di panca piana e non 100. È più una cosa no, di... No, aspetta, no, fammi capire. Cioè, tu oggi hai fatto 97,5 kg perché c'era quello che ti guardava. Cioè, che cosa cambia? Mi ha messo fretta. E quindi non potevi mettere 2 kg e mezzo in più? No, perché nel senso, a parte quando io... Ma poi che vuol dire? Cioè, come possibile? Cioè, era sbilanciato. No, è che a parte quando io alzo un determinato tipo di peso, devo essere iperconcentrato, non devo sbagliare nulla dal punto di vista della tecnica... Perché quando sono pesi così pesanti, anche se fai un minimo movimento errato, te giochi una spalla. Ok? Ma non capisco, perché 97,5? Perché ho torto un chilo e mezzo per lato. 1,25 per lato ho tolto. Esistono i pesi da 1,25? 1,5. No, non 1,25. Allora hai fatto 97,5. 97,5. 97,5. Ah, ok. È per quello che non mi torna niente. Sì, perché sono 2,5, 1,25. Ok. Ho torto 1,25. Ma perché l'hai tolto? Cioè, non ho capito cosa... Cioè, il tempo ci mette lo stesso. Cioè, non capisco perché... Vedi uno che si allena? Sì, è vero, se fai di fretta la tecnica se ne va a farsi benedire. No, certo, ma che c'entra che lo devi fare con i chili perché meno? Perché aveva paura di farsi male. E certo. Se tu lo fai con una tecnica approssimativa... Ah, cioè, tu dici che quei due chili e mezzo ti avrebbero... Non hai capito, quando tu sei su carichi, come si dice in gergo, sub massimali, basta pure mezzo chilo e ti sfondi. Perché non è che pesa mezzo chilo, c'ha un peso esponenziale. Vabbè, quindi non alzi 100 kg. No, io li alzo di meno. Come quando... Però è successo. Hai visto quando tu fai le torrette con la roba? I primi tre pezzetti li metti scialli. Poi man mano che li metti, ogni pezzetto che metti più, te certo, cagli sotto. No, esatto, certo, quindi succede che io, siccome c'avevo sto bimbo minchia del cazzo e mi rompeva i coglioni, o gli emeni su GTRP, oppure cerchi di accelerare i tempi. Mi stanno chiamando. Ah, ho saputo che hai fatto un buon lavoro. Nel frattempo, oggi. De Biru, vorrei capire una cosa: resurrezioni intendi proprio bravo, bravo, morta, Jordi. Resuscitata o bravo, anche tipo Jordi. Fake morti? Vabbè, tipo Kakashi. Bravo, Jack. Tu t'alleni, secondo me, bravo. Quindi, che cosa succede? Oh, chi è? È grande Ugo! È grande Ugo! Mazza, incredibile. Cioè, vedi, comunque sia, la verità nella vita è che la generosità porta generosità. È vero. È una grande verità. È vero. Grazie. Vabbè, devo finire il mio racconto comunque. E quindi succede che io questo gli ho cominciato a imbruttire tutto il tempo. Però sai cosa ho fatto dopo? Grazie mille. Comunque. Perché grazie. Cosa è successo dopo? Che io l'ho aspettato al varco. Perché ho capito che stava allenando il petto come me. Quindi lo stavi aspettando al varco o lo stavi aspettando nella panca? Immagino Maggi che arriva lì.
Così, si mette così. Peggio, peggio, perché lui si è messo davanti a me tutto il tempo per farmi sbrigare. Che io, pezzo del merda. Io quando ho finito, sono andato via, sono andato a fare un'altra cosa. Poi sono tornato, devo fare i manubri. C'era lui sulla panca, mi ci sono fiondato addosso e praticamente gli sono stato attaccato a mezzo centimetro per non, quasi non farlo allenare. Assolutamente non per Maloso Maggi. Se tu, se tu devi fare lo squat con 10-15 kg per lato, purtroppo non puoi metterti sul mio stesso livello. Sghero di merda. Capisci? Quando tutti se ne sono andati da solo nella tua quanto vergogna. Quanto era alto sto bimbo minchia? No, ma era pure alto. La vergogna te li fai da solo. Era pure alto, sarà stato che ne so, più di me, sarà stato 1,75 m, però cioè era un po' una mezza scopa. Era pure alto, era pure stato 1,75. Era una mezza scopa vestita. Ci roviniamo proprio qua. Quanto fai di squat? 5x5 a 160. Cioè, manco cioè, troppo. Vivessi in Yemen, immagino. Però perché io ho un problema di perlordosi, quindi ho il bacino interoverso e anche convergente. Tu c'hai altri problemi. Però di massimale 170 ce l'ho sicuri. Va bene, dai. Quanto? 170. Di panca? No, di squat. Ah, di squat. No, di panca... Quanti video sono? Io 5, cioè, beh, 140 è un buon peso, bravo cazzo, beh, è bello 100, 140 non è un peso, non è male, eh. Beh, bravo Genkidama. Ma usi le usi le scarpe da squat? Dimmi, usi le scarpe da squat? Vabbè, ma diventa una live sulla palestra, la devo, entra senso... su Telegram, tutti quei nuovi sabato possono entrare su Telegram, bravo. C'è il Reddit, ragazzi, c'è il Reddit, sì. ora ve lo linko qui, grazie! Ci vuole bene oggi. Comunque vale c'è bene. Il Reddit, a fine live bene. Lo vediamo, grazie mille, abbiamo completato la sub goal, quindi due versus io al lavoro per tutto febbraio. Esatto. Allora, cosa importantissima. Io faccio 40 di che? 40 di che? Zitto! Dopo un mese. Ho linkato il Reddit. Postate i meme adesso perché alla fine live li vediamo tutti. Ce ne sono alcuni già molto molto carini. Esatto, alcuni dico, ce ne stanno però già. Però 40 di che? Abbiamo appena aperto, quindi Reddit. Vabbè, ha chiesto se faccio 40. Vabbè, non ce ne frega un cazzo. Andiamo avanti, il allora, linkino è importante. Vai, piano piano, Robby, tranquillo. Fan in delirio, Marvel Studios, le nuove uscite della Marvel da qui a tutto quanto il 2022. Che allora spero. Ma non vedete l'attesa? Meglio il 2021, perché secondo me il 2021 è stato il peggior anno della Marvel. Penso allora, che sia sempre. Il sito più triste che non trasmette proprio questa euforia. Ma che perché dice non gli serve, quello che di cui hanno bisogno sono i contenuti. Mamma mia. Vabbè, 4 maggio, Doctor Strange. Okay. Poi non scrivere ad interpretare. No, questo è prima, questo è marzo, però, Moon King esce a marzo. Ok, però io sto seguendo quello che dice qua. Anche poi ne parliamo di sta cosa. Ok, poi vai giù. 4 marzo esce Doctor Strange. Vai giù. Poi. Ma l'hanno messo a caso le immagini? Perché tu no, perché tu devi leggere. Esatto. Io, tu veloce. No, capito, ma cioè tu leggi soltanto quello scritto in grande, non quello scritto in piccolo. Sopra a il 4 maggio è sopra, c'è scritto. Le danze quindi si apriranno a marzo nel dio di Moon Knight. Esattamente. Quindi il primo è Moon Knight. No, è Moon King comunque. Moon Knight. Poi il 4 l'abbiamo detto, il 4 esce Doctor Strange. Quest'anno debutteranno anche She-Hulk e vabbè. Poi vai giù. Quando è che escono? Fammi vedere. Ah, in estate arriva I Am Groot, la serie preferita di Livio. Lo spin-off di Guardiani della Galassia. E la seconda stagione di What If, la prima mi ha fatto altamente cagare tranne un episodio. L'8 luglio esce il film di Thor, Love and Thunder. Chissà se riusciranno a fare un film decente di Thor. Vabbè, il primo di ma per carità, che merda. E autunno è attesa la serie Secret Invasion, dove il protagonista è ritorna ad essere Samuel L. Jackson per quanto riguarda il personaggio di dai che non mi viene il titolo. Vabbè, il capo degli Avengers. Il capo degli Avengers, il capo della Shield. Il capoccia, dai. Mi ricordo me, ricordate. Il signor capoccia. Vabbè, manco io. Poi c'è Black Panther. Wakanda Forever. Ma in realtà occhio perché Nick Fury. Grazie già. Occhio perché Wakanda Forever ci sono un po' di controversie perché come tutti voi ben sapete, l'attore che interpretava Chadwick Boseman, Bob, è morto. Oraccio. E di conseguenza hanno dovuto cambiare totalmente la sceneggiatura, ma paradossalmente online c'è stata una petizione per rimettere all'interno come nuovo sostituto, nuovo re del Wakanda, Killmonger. Però il problema è che
è difficile reinserirlo concettualmente in modo corretto dal punto di vista della scena. Quindi dopo l'ultimo film, quindi dopo... dico solo che non hanno inserito Morbius tra... No, Morbius non è canonico della DC, della Marvel. Sì, no. Lo scrivono qua. Dove? Cioè non sono incluse nel calendario. Infine, produzioni legate a Sony come Spider-Man sì, e Morbius. Perché sono Sony, è giusto che... l'avrei recastato. No, perché abbiamo un nuovo idolo qui. Ma perché considera che alla Marvel da questo punto di vista sono abbastanza ferri. Cioè l'hanno proprio detto, cioè il Kevin Feige ha proprio detto, per rispetto per la morte dell'attore non faranno il recasting del personaggio di Black Panther, proprio per omaggiare l'attore che è morto finendo comunque le riprese nonostante la malattia, e anche perché poi verrebbe mal vista questa cosa perché passerebbe il messaggio che l'economia che c'è dietro la Marvel è più importante. Che cazzo ti ridi? Una cosa seria. No, Nicola. Vabbè, però posso dire, relativo, perché è come per dirti che ne so, è Silente, è morto dopo il secondo film Silente, non è che hanno messo un altro personaggio al posto di Silente. Ma sai che c'è? Hanno messo un altro Silente. Ok, però come muori fa tanto la differenza. Sì, l'attore era vecchio. Se muore un attore anziano, vabbè, muore per cause naturali dovute all'invecchiamento, è un conto. Se te muore un attore relativamente giovane, trama, cioè dipende. Se Harry Potter non puoi cambiare così tanto la trama facendo morire. In realtà è successa questa cosa. Poi in vecchio ha posto tutti uguali. Gandalf, sì, così per favore, uguali. Allora, i vecchi regini sono tutti uguali. Su YouTube è uscita la merdata che ha fatto, mamma mia, tutti uguali. No, allora, momento serietà, in realtà questa cosa è stata fatta per una serie molto importante che si chiama Spartacus, dove l'attore della prima stagione è morto perché aveva una malattia rara, quindi è morto, ed è stato sostituito da un secondo attore che interpretava lo stesso personaggio. In quel caso però non hanno potuto proprio fare un recasting per quanto riguarda l'attore e cambiare completamente la sceneggiatura per problematiche proprio relative al fatto che sarebbe... perché per lì cambi proprio completamente l'idea alla base di quella che è la sceneggiatura, perché cambi il protagonista. Ho capito, così è come se tu stessi... Ciao, Gio. Bravi, comunque, mi piacete. E così è come se tu stessi dicendo che in questo caso te lo puoi permettere. Dipende, te lo puoi permettere nel momento esatto in cui, a prescindere dalla morte dell'attore, la stessa fanbase da un certo punto di vista ti autorizza a poter fare una cosa del genere. Secondo me questo discorso è terrificante. No, ma capisco che sia verosimile, terrificante a mio parere. Ciao, Schi. No, vabbè. Viviamo in questo mondo e quindi per questo, no, questo per dirvi che non ci sarà il recasting dell'attore che ha fatto Black Panther. Non va aspettato il recasting. Temo che molto probabilmente questo film, se lo fanno, sarà un film secondario. Aspettatevi una cosa completamente differente. E molto probabilmente io temo che il personaggio e tutta la storyline che c'è dietro Black Panther sia destinata ad andare scemando, purtroppo. Vabbè. Però inevitabilmente non puoi fare. Va bene. Comunque, a parte queste cose, c'è l'altro linkino. Niente altro linkino perché c'è preso. Hai parlato 20 minuti di palestra e al linkino domani, forse. Ho parlato di Bimbo. Vabbè, Minchia. Vabbè, è uguale. Allora, è uguale. Ragazzi, è uscita. Entriamo nel club. È uscita la nuova puntata di Attack on Titan. E io, prima di vedere la nostra consueta recensione, volevo sapere voi che cosa ne pensavate. Allora, a grandi linee, poi entriamo nel dettaglio. Hai presente quando io dicevo che c'è tutto un problema col personaggio di Ymir? Devo ricredermi, non è vero. È fatto proprio una merda. E poi ne parliamo. Perché mi sono andato a riguardare le pagine io. Mi sono andato a riguardare tutte le pagine del personaggio, la prima Ymir, gigante mascella. Sì, l'ho capito. E qui c'è un pezzo importante. Poi ne parliamo. Quella cosa non è fatta male. È un insulto all'intelligenza umana, che è diverso. Okay. Per te sono tutti insulti all'intelligenza umana. Loro in quel modo l'hanno fatta palesemente, proprio insultandomi. Poi ferocemente mi hanno insultato. A te. L'ha fatto proprio mentre scrivevano. Sì. Questo è per Maggi. Porco Maggi. Come sono i kanji per di Maggi? Non lo so, però lo saprò. Lo saprò, vabbè. E allora, a me... Allora, devo dire che in questa puntata ci ho visto alcuni tentativi di metterla un po' sul punto di vista autoriale, di regia. Devi sta zitto, sta parlando un'altra. Sappiate persona. Che non finirà la serie con il finale del manga. È impossibile. Perché? Perché considera che questo episodio tratta un capitolo e tre quarti. Vabbè, ma questi capitoli mo so così.
Cioè, ma siamo già a 3 su 16. Ho capito, ma le parti oniriche sono so dei mattoni incredibili. 3 su 16 mica sono tanti, io. Hanno a voglia, c'è stato 13 puntate. Okay, io ti dico che questa puntata hanno fatto un capitolo e nemmeno e non hanno manco cominciato con tutto. Ci possono essere capitoli. Io ti dico che secondo me non sarà così. No, quello che dice Maggio è che d'ora in poi ci saranno la trama, un po' di puntate di questo tipo. E, però c'è anche la possibilità, ma infatti Napoli pure secondo che me ci sarà magari il film che fanno il film, esatto, ma per forza non fanno un tempo. Io sono sempre contrario, come ho detto, per Demo possono 6, fare anche puntate più lunghe, può essere, no, le faranno mai secondo sono me in no. linea con le 22 massimo 24 minuti non faranno mai, però più. Io penso che per un'opera deve essere tutta nello stesso medium, cioè il fatto, sì. come Demon Slayer hanno fatto bene a rifare comunque il film diviso in puntate e a metterlo nella seconda stagione, perché almeno uno tra John, 10 anni che si vuole recuperare Demon Slayer cerca l'anime, se lo guarda e c'è tutto, perché se io mi devo andare a cercare tra 10 anni Attack on Titan e poi arrivo alla fine e poi invece non trovo il film magari... le cose peggiori sono le cose tipo, che so, Danganronpa, che c'è sta la prima serie e poi c'è sta il videogioco. Beh, quello proprio, cioè, sei andato oltre, nel senso, non come non Super Dragon Ball Heroes, immagino. Vabbè, sì, Evangelion però il film è stato fatto come cioè sotto ricatto della gente, cioè lui l'ha finito con la serie, poi gli hanno detto se non fai un finale diverso te venivano sotto casa. Allora ha fatto il film. Però insomma, quello è, non so, è un po' è un caso particolare. Sì, sì, sì. Vediamo che ne pensa Matioski. Vai. Comunque, Falco sta arrivando. No, è quasi arrivato. Eccolo, ci siamo, Falco sì. is coming. Sta lì che ti dice: porco Maggi, mo arrivo, mamma mia, e faccio la mia stronzatina soltanto per darti fastidio. Pezzo di merda. Vabbè, parti. Attack on Titan, recensione in un minuto dell'episodio 78, veramente una puntata di altissimo livello, con continui colpi di scena, ribaltamenti di fronte, gente che se magna, gente che esplode, ma si segue tutto benissimo grazie ad una regia magniloquente che ad un certo punto persino rallenta l'azione per percorrerla tridimensionalmente, mostrandoci la contemporaneità delle situazioni perigliose in cui si trovano i nostri protagonisti. La mia domanda è: secondo voi quante volte lo gira questo prima di pubblicarlo? Questo è one shot. No, one shot. Non credo. Cioè, ogni tanto gli riesce one shot. Mm-hmm. Però, secondo me, come media stiamo sulle 2 o 3 volte. Ah, ok. Unico difetto l'ho riscontrato nella sequenza onirica che va a concludere l'episodio, dove una regola viene stabilita per poi essere stravolta 5 secondi dopo. Tecnicamente non dovrebbe funzionare così. Setti lo status quo e casomai mi regali il controcolpo di scena quando ormai sono sicuro di ciò che sto vedendo. Ma pazienza, sono discorsi di lana caprina. È veramente una puntata da leccarsi i baffi e sono abbastanza sicuro che settimana prossima ci divertiremo ancora di più. Wow! Sì, vabbè, wow, però wow, cioè, nel senso, wow, secondo me wow, cioè, lana caprina, ma non è quello, cioè quello che in quel caso loro è seguono, è fatto, ma di loro, lana caprina, loro seguono pedissequamente il manga. Sì, è uno dei tre termini aulici che conosce, usato 27 volte e di conseguenza inevitabilmente hanno fatto quella scena così perché è così che è nel manga. C'è poco da no, fare. Certo. No, vabbè, certo. Quindi certo, c'è che te cazzi della rete. No, aspetta. Ma no, ma per una persona che guarda... Dal punto di vista di Matioski, lui mica si è letto il manga. Quindi per lui ogni puntata la guarda... È come se avesse commentato anche non il manga. È come se avesse fatto una critica anche al manga. Esatto. Per quanto riguarda invece le animazioni, eccetera, siamo sempre su altissimo livello, secondo me. Veramente figo. No, ho detto, anche dal punto di vista registico, secondo me hanno provato a dare un po' di autorialità alla puntata. Cioè, come diceva lui, il pezzo in cui si ferma tutto e affonda all'interno della città è una cosa particolare che non vedi spesso in un anime. Ma anche altre situazioni. Sì, il blocco fanno... temporale pure che c'è. Rispondi su Instagram. Rispondi su Instagram. Vabbè. Anime Night. Devo rispondere io. Che ne so, vedi? Sì, perché non so come si fa. Vai, tu parla. Vabbè, io capirà... a parlare. Livio scoprirà questo mistero di Maggio. No, non è un mistero, è una cosa banale. Vabbè, comunque sia, al di là di quello, si inizia ad arrivare nel momento
Clou, che è quello che ovviamente farà più parlare, perché sì, cioè, per chi non l'ha visto ovviamente partiranno mille teorie, per chi l'ha già visto ovviamente il mondo poi si spacca in ci piace, non ci piace, cavolo, ha senso, non ha senso, merda, offesa contro Maggi, cioè, insomma, Berto, dipende, no, dovrebbe funzionare, ragazzi, come... punto esclamativo Telegram funziona. E arriva come messaggio privato su Twitch. Arriva come messaggio privato su Twitch, però dice che non gli arriva un ragazzo. Però molti mi, anche nel mio canale molti mi dicono non mi arriva, poi quando gli dico questa cosa spesso la gente lo dice. È raro che non arrivi. Riavviate la pagina, ragazzi, se non vi arriva. E comunque sia Gabby? No, Gabby no, Gabby secondo me Giulia, allora, è un personaggio Gabby, molto molto interessante. Gabby ha rotto il cazzo, sai, questo punto. Grazie Bobbe. Grazie mille. Allora, Ugo, non mi Gabby, sono scordato di quella contro lì. Gabby mi ha ufficialmente rotto il cazzo. Anche nell'anime, oh, sta sempre lì con quel fucilino. No, in realtà sempre nel momento incredibile. Beh, quello, l'anima del fucilino, quello. Sì, vabbè, ok, ma l'hai fatta una volta? Gli hai dato l'importanza col fucilino? Va bene. Mo' pure di nuovo il fucilino? Basta, hai rotto i coglioni. No, anzi, allora, quella è una. Cioè, va bene che rompa i coglioni, però guarda caso è sempre dovevano dargli sta parte fondamentale, non c'è nessun altro con un fucile che può fare quella cosa, solo lei. Queste cose mi fanno roder culo. Vabbè, però Gabby è proprio, cioè, te la caratterizzano proprio così. Cioè, quella che sta col fucilino al momento è giusto. È quella che va. No, lei si trova in quei momenti giusti, perché lei è quella che non segue le regole dettate dallo stesso esercito, cioè lei va sempre oltre le nemiche e sì, cioè, vabbè, devono restare sotto, invece lei si aggrappa per salire sopra un elicottero dirigibile dei nemici e dovrebbe scappare da Falco perché c'è il rischio che si trasformi, invece gli va incontro, cioè lei fa sempre quella cosa che potrebbe costargli la vita, diciamo che ovviamente per ora ha una sorta di plot armor perché ancora non è morta male. E però vabbè, ovviamente dici altrimenti non staremmo parlando di lei, cioè se fosse uno dei tanti morti male sarebbe morta male, sì, e basta. Sì, ok, ma almeno non è che deve morire, però sempre degli la parte fondamentale. No, no, è vero, però secondo me mai un truppino a caso proprio, che spara. No, però proprio all'autore è piaciuto tantissimo secondo me il personaggio di Gabby, perché rappresenta quella persona indottrinata e cieca su alcuni. Però mo ha capito. Che erano dei marleiani, cioè la particolarità di Gabby non è tanto che gli vengono fatte vedere le cose per come sono e non per come lei pensa che siano, ma che lei le accetta. Cioè la difficoltà nel mondo moderno è che anche quando tu fai vedere le evidenze a delle persone totalmente indottrinate, cieche, quelle persone, pur di non distruggere la propria realtà, rifiutano qualsiasi evidenza. Ok? La buttano sempre su un credo fittizio per non dover rimettere in discussione tutta la loro vita, fondamentalmente. Certo. E Gabby no, perché Gabby è una bambina. Quindi Gabby ancora non ha strutturato una vita solida che si basa su quelle convinzioni. Può cambiare idea. Può cambiare idea. Ma infatti in Matrix, lui, Morpheus, dice noi ci siamo dati la cosa ma di non scollegare persone di una certa età. Perché il cervello fatica a rimuovere esatto perché cioè, diciamo che tra virgolette è troppo tardi, certo, okay? E quindi secondo me detto questo comunque Gabby mi sta sul cazzo, va bene, è legittimissimo che Gabby e mi sta tutte sul queste cazzo. Cose non hanno c'è l'unico pezzo interessante lui di non questa... ha sentito un cazzo, lui vuole dire questa cosa e adesso direi questa cosa, vai. Scusa, è che devo. Ho scritto proprio le parole. No, mo mi hai interrotto, mo la dici subito. Ho messo, c'hai i cosi. C'hai gli appuntini. C'hai non li porti più cartacei. No, adesso adesso si è. No, li scrive cartacei e gli fa una foto. No, sì. Sei pazzo. ragazzi, li ha cartacei sotto forma di foto. Sei completamente pazzo, Maggi. Ma perché ripetita Juvant? Quindi quando io scrivo, mi memorizzo meglio. È una tecnica di studio consolidata con anni di università. Sì, sì, potevi portarti i fogli dietro. No. Vabbè. Poi ci arriviamo all'ultima scena. Solo che se poi devi stare là con le tue dita muscolose a fare così, io non ci confio più. No, dì le tue strozzate! No, vabbè, pensavo di aver scritto proprio il pezzo, però vabbè. A un certo punto che cosa succede a Reiner? Reiner che cosa ha? Una Epifania.
come direbbe James Joyce in The Dabbia, c'è questo risveglio interiore. Come direbbe metà della... Vabbè, ok. E a un certo punto lui vede Marcel in sogno e Marcel gli dice: t'ho preso per culo per tutta quanta la tua vita, sappi che in realtà tu non dovevi essere il corazzato, perché il corazzato aspettava mio fratello, perché era più intelligente di tu, sei scemo. Però io ho fatto in modo che tu sembrassi più intelligente di lui, quindi lui più scemo, perché volevo salvargli la vita, quindi te sei accollato il corazzato al posto. Tra l'altro, anche questa cosa è molto bella, cioè se ci fate caso, tutti i personaggi personalmente vogliono eccellere e vogliono arrivare ad avere l'onorificenza più alta, che sarebbe il gigante, ma allo stesso tempo tutte quelle persone lo reputano il peggior male possibile per quelli che gli stanno intorno. Mm-hmm. Come no, Bob? Sì, sì, e sì. C'è una differenza di percezione tra noi stessi e chi amiamo che fa molto pensare. No, ma sì, ma questo è tutto secondario. Non è molto. No, no, invece è molto bello sto discorso, perché a volte ci vogliamo appioppare delle cose per non darle agli altri, no, però, pensando che noi siamo in grado di sopportarle mentre gli altri sì, no. Ma a volte tutti i personaggi hanno un ruolo. Non te lo posso dire. Uno viene sminchiato a cazzo di cane. Sei Gio. Anche egoista, perché se tu la pensi al contrario, tu praticamente stai facendo soffrire chi ti sta intorno, ambendo a quella cosa. Perché bravo, se tu rosichi, se uno vicino a te prende quel potere perché sai che avrà una vita di merda e poi morirà, tu prendendolo fai vivere una vita di merda a tutti quelli certo. che ti amano. E questa cosa però una persona tende a non pensarla perché ragiona in maniera egoistica. Sì. Anche se sembra generoso. Allora, è vero, però secondo me comunque il dolore per la morte di una persona prima o poi riesce a fartelo passare, a meno che non sei tipo vecchio che hai passato tutta una vita insieme, magari il cuore potrebbe non reggere, come ad esempio è successo con la famiglia Vianello. A me fa cagare, Rob. Va bene, okay, però. Però in generale uno dice preferisco che muoia io e magari l'altro soffre. Bravo, però no. È una sofferenza che comunque se ci metti la buona volontà puoi superare. Però tu non l'accetti, vabbè. Però tu non l'accetti, sì. Allora, sì, è sempre a me, è molto... Non dispiace il molto... finale, a me non dispiace il finale di raccontare. Cioè, poteva essere migliore? Probabilmente sì, però lo reputo un finale average. Allora. Cioè, spesso gli anime nei finali fanno veramente cagare. Questo è un finale accettabile. Va bene. Secondo me, allora, il problema è questo. Hai voluto, diciamo, senza spoilerare, mettermi una percentuale per far capire la gravità di una cosa. Che io la capisco, però nel senso ho tutto o niente. Il fatto che mi dia una percentuale, uno dice, cazzo, guarda che percentuale bravo, alta. Flo. Però se ci fosse stata una bravo, percentuale Flo. Più bassa... Sì. Vabbè, un giorno, sì, ma... un giorno tutte queste cose verranno ricollegate esatto, ad un'altra sì. cosa. Stai uscendo fuori tema, queste cose sono secondarie. No, Maggi, stiamo affrontando i discorsi normali. Cioè, hai parlato di palestra per mezz'ora. No, quindi epifani di Reiner che scopre di essere scemo. Bravissimo. Cosa dice Ymir quando si fa catturare? Cosa dice Ymir a Reiner quando si fa catturare? Spesso dice: ho un debito nei vostri confronti, non voglio che voi torniate a casa a mani vuote. Quel tizio lì ti ha fatto appena capire attraverso il ricordo. Ah, a proposito, per chi volesse, quella cosa onirica in realtà, quell'epifani non è solo un'epifani, perché compare, per la precisione, io me lo sono scritto nel manga, quindi se volete andate a rivedere il pezzo preciso. Se fidano. No, vabbè, così lo vanno a vedere. E adesso non lo trovo, Eccolo qui, capitolo 95, pagina 43. Ok, quindi se volete andate a guardarlo. Reiner sapeva di questa cosa di Marcel, perché Marcel si può fare, questo non è spoiler, l'avete già visto nell'anime, quando loro vanno la prima volta, si vedono loro che praticamente stanno confabulando da bambini, stanno architettando il piano per entrare, e non si sa per quale motivo questa li incula, e questo muore. Prima di morire questo gli rivela queste frasi: io t'ho fregato perché non volevo andare. Quindi lei mi dice che però, per quanto riguarda la sua voglia di suicidarsi, ma merda, il suicidio non c'ha senso, tutta quella cosa delle sue suicidare, lo fa perché così loro non tornano a mani vuote. Ma c'è un problema. Se lui sa che quell'altro non vuole che il fratello diventi un gigante,
dovrebbe non volere il suicidio della tizia proprio per onorare la memoria di Marcel, che è morto a causa sua, che si è distratto. Voi pensate di in culo a me. Non ce la fate. Però aspetta, aspetta, tu la non ce la fate, non ce la fate solo dal punto di vista di Marcel. E tutto il mondo no, di Reiner. È Reiner che si sente, soprattutto in quell'occasione, colpevole della morte di Marcel, perché sì, Marcel però... è stato allora... ucciso per una sua ingiuria, per un suo difetto. Allora sì, sì, però comunque sia, alla fine della fiera, per quanto si possa sentire in colpa verso Marcel, lui deve tornare. Sì, Peps. Lui deve tornare indietro e deve portare qualcosa, e quel qualcosa è quantomeno il gigante mascella che avevano perso. Quindi per quello dice almeno non tornare a mani vuote, perché loro se tornano dopo anni e tornano con due giganti in meno, perché tra l'altro manca pure Annie, e è un fallimento tutta la linea. Sì, quindi vabbè, ma... Reiner, per quanto possa rispettare Marcella e la sua idea, e rispetto a tornare in patria con un fallimento totale, no, preferisce sti cazzi, sì, vabbè, di Marcel. Ma questo è il male minore, riprendiamo, perché poi non voglio tornare a bomba su tutto il discorso di Ymir, che non ha senso il fatto che lei sappia delle cose, perché no, perché lei non lo sa subito, lo scopre, perché quel caso, stai 5 anni, lei è entrata con loro, sono passati 5 anni, sai chi sono i Marleani, chi sono i giganti, che è la coordinata, sai tutto in 5 anni, perché lei in 5 anni ha maturato tutti quelli che sono i ricordi di Marcel, quindi lei sa tutto. Che cazzo me ne frega a me, no, giustamente. Io potrei far finire una guerra in questo momento, no, però che cazzo me ne frega a me, giustamente mi faccio i cazzi miei. E non c'è, serve che muoia io. Vabbè. Siamo d'accordo su questa cosa, la possiamo provare a giustificare in qualche modo un po' goffo, del tipo che lei in realtà si ricorda tutto, ma decide comunque. Ma di, poi mi sono andata a rivedere. Mi sono andata a rivedere il combattimento. E se volete andatevi a rivedere quel combattimento. È il momento in cui Eren tocca al gigante che sorride, per farvi capire, così avete una linea temporale con cui andare a cercare. E in quel momento, ancor prima di arrivare a quella scena, potrebbe tranquillamente prendere, spanculare quei due e tornare dove sta, dal posto suo. Perché per quanto gli Eldeniani ti mettano in prigione, la prigione è meglio di morire, no? Ma non viene fatto. Per quale motivo? Perché serve che praticamente il potere torni al fratello, a Porco. No, sì, a Porco. Si chiama Porco il fratello. Ma come te, Livio? A Porco. Perché serve? Perché non è tanto Porco. Il problema è che quel cazzo di potere deve arrivare a un tizio specifico. E chi è questo tizio specifico? Eren. No, è Falco. È Falco. Però posso dire che Falco deve fare una cosa specifica, Falco, per Dio. Ah, ok, ho capito. No, va bene un cazzo. Non va bene un cazzo. È tutto gira tutto intorno a qua. Oh, quella è la scena più importante di tutto. Quella è la scena. Poi ci arriviamo, Poi ci arriviamo. Quella è la scena più importante. Senza quella scena non c'è il finale di Attack on Titans. Non c'è. E poi ci arriverò, non lo spoiler, perché magari qualcuno ancora non sa di che cosa. Io ti dico solo Se puoi fallo tu. Perché aspetta, ti metto editor, Arianna, okay. Così lo puoi fare. Comunque sia, Falco. Comunque sia. Ricordatevi queste mie parole, cioè, ricordatevi che voi pensate il mio sia un volo pindarico. Poi quando arriviamo a Falco, vedrete che il mio non sarà più un volo pindarico. Mi sono ricordato effettivamente questa cosa di Porco Livio e acquisisce un nuovo livello di insulto, cioè che in qualche modo stiamo insultando Porco. No, però pensa che è Porco con due K. No, 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 allora è Porco con la K. Nell'anime dicono Porco. In giapponese è Porco con la K. Ah, okay. Tradotto in italiano è Porco con la C. Ah, ok, va bene, perfetto. Vabbè, è Porco Livio comunque. E quindi questa cosa mi ha fatto incazzare ancora di più, perché non mi ero ricordato tante di quelle cose, di quella scena di Ymir. Perché non mi ricordo chi in chat mi ha detto ma lei non sa tutte quelle cose. Questo grandissimo cazzo non lo sa. Lei legge una scatoletta di sardine di merda, non dovendo conoscere quella che è la lingua di merda della scatolina di merda. E tant'è che Renner gli dice: come fai a far conoscere quella lingua di merda tu? E lì loro scoprono che in realtà lei non è chi dice di essere. Quindi lei sa tutto. Vedi un po' Ariato messo. E va bene. E questo sarebbe il capolavoro secondo il vostro amico Goliador, Vabbè, sicuramente. Però, tu in 4 stagioni
batti sempre sulla stessa cosa. Ma hai detto cazzi, è fondamentale, capito, per la trama. Ho capito. Allora, Ymir c'ha un problema. Ma grosso. Ymir c'ha un problema. Ma che ne porta in ramifica altri? Ymir c'ha un problema. Vabbè, no. Cioè, gli altri, no. Gli altri non è vero. Gli altri non so. Cioè, no, partono da quello. Ymir e basta. Ho capito. E quello è ciò che dà in là tutto quanto. E se non c'è quello, non c'è. No, perché e se non c'è quello, non c'è Falco. Sì, vabbè, ma tu puoi, cioè, potevano giustificarti meglio il fatto che Ymir fosse comunque ancora fedele a Marle. E quindi vaffanculo. E no, ma eri tu, me sai. Ah no, Memory, io te se dovevamo capire, però dai. Questa è una cazzata che lei non sa le cose, perché lei ha 5 anni di maturazione dal punto di vista mentale per ricordare esattamente tutto quello che è successo a Marle. No, 5 minuti, 5 anni. Lei scopre una lingua che non sa, cioè lei parla una lingua che non dovrebbe conoscere. Ok? Non mi venite a dire perché gli fanno di non mi ricordo, è una cazzata, è palesemente una forzatura narrativa. Non mi venite a dire sta cosa, vi supplico, non offendete le vostre intelligenze. Vi devo chiamare come Livio, cioè io so che siete meglio di Livio tutti quanti voi. Beh, guardalo corcioccino, cioè questa è la scena, capito? Vabbè, diciamo che forse è un po' retconnata, cioè nel senso non avevano pensato proprio a tutte le cose qua, al... Non è fondamentale se la vita... Allora, ma tu non mi hai sentito, figlio mio? Ma come non è fondamentale? Ma come cazzo ci torna a Marle se non gigante macella, se lei non decide improvvisamente che si vuole suicidare per cause a noi ancora ignote? No, è vero, nel momento in cui lei sceglie di andare con loro è perché si ricorda. Se no, non sceglierebbe di andare con loro. E sì. Quindi sicuramente Grey, meglio, torna indietro se lo ricorda. Fino a quel momento però possiamo dire che non si ricordava niente. L'altro problema di Ymir, estetico, è che lei non è il gigante mascella. Lei proprio non è il gigante mascella. No, giallo. Livio al massimo è un truppino che muore subito. Io? Mazzo, io so quello fondamentale. Si vede, sì. Con quei capelli poi. Sono tipo il gigante bestia. Sì. Sono uno che sta lì proprio, che ci prova. Vabbè, comunque sia, al di là di quello, secondo me la puntata è molto bella come è stata fatta. E il finale è di questo episodio, sì, dice. Il finale di questo episodio è messo nel momento giusto. Sì, ci sta. E io sono un po' d'accordo con Matioski, nel senso, tu mi descrivi tu le regole del mondo onirico e per... sfancularmele, sì, un minuto dopo, cioè, nel senso, tranquillo, Memory. Io ho capito che è lui che tenta di fare il trick a Eren per vedere se effettivamente sta con lui, che ci può stare dal suo punto di vista. Un'altra cosa che nel manga anche mi ricordo che, cioè, non mi aveva soddisfatto, per chi lo volesse, siamo, perché fondamentalmente non c'è, per chi lo volesse, questa parte è il capitolo 120 del manga. Così almeno avete un bilanciamento manga-anime. Okay. Siamo al capitolo 120. È che la risolve molto velocemente il come viene convinta la progenitrice a, diciamo, assoggettarsi a lui. E perché è passato tanto tempo in quel mondo, e quindi lui ha avuto il tempo di parlare con lei e convincerla. Bombe, poi ti rispondo. Cioè, ok. A OT delle... Però, mi viene anche da pensare, ma perché nessun altro l'ha mai fatto prima? Perché gli altri non ci hanno parlato allora? Cioè, potevano trovarlo un inghippo anche gli altri. Nessuno è mai interessato a trovare un modo per migliorare i patti che avevano? Boh, cioè, non lo so. Magari la gente accetta e basta, lui invece ha provato a andare contro. Ha convinto con delle cose magari effettivamente utili. Magari la gente propone la cosa. Però fammelo vedere. Questo è molto interessante, perché metà delle mie critiche di Boba Fett sono più cosa. È diverso perché la discussione tra la progenitrice e Zeghe è fondamentale proprio come approfondimento della trama. Il sapere dove sta il buco da cui entri lì non cambia un cazzo, non serve a niente, capito? A livello di trama non se lo incula nessuno. Ogni frase che dice Zeke alla progenitrice o viceversa invece è centrale. Vabbè, magari ci ha messo 100 anni, cioè che ne sai. Cioè, ho capito, però magari te farò vedere 27 converse, cioè è troppo lungo, cioè ci sta che l'abbiamo tagliato. No, ma non ti dico, no, aspetta, non è che devi farmi vedere le conversazioni di 100 anni. La magari, conversazione magari, Picardi. Capito, magari quando mentre lo dice, però poi, mi fa vedere il flashback. Però poi lì
ti attrae la critica. No, delle, quella è la cosa mia. Con una frase poi l'ha convinto così. L'ha convinta così. Ma no, dai, la puoi mettere in scena bene. Cioè, la puoi mettere in scena che inizia. Si è sollevato un problema. Che inizia, dai, il flashback. Che inizia, io non il flashback lo trovo che, un problema che così lui grande. Fa. No, vabbè, ho capito. L'hanno però messo in scena così per tagliare, okay. Sennò. Diciamo che. Perché poi queste cose, cioè adesso si entrerà sempre. Cioè, state molto attenti a tutto quello che viene detto all'interno di quel mondo. Perché d'ora in poi. Ah, il prossimo episodio importante. È fondamentale per capire. Sarà molto importante. Cioè, ogni frase, ogni cosa che succede. Sì, raga, dovete forse rivederla, okay? Pure. Perché sì, io l'ho visto due volte. Sto capendo questo episodio. Perché volevo, diciamo, mettermi in testa bene. John, poi però, quando arriverà il momento di parlare della regina, vedi che ti ricrederai tu stesso, secondo me. Io sono d'accordo. Io infatti dico che nonostante ci sia qualche forzatura, per me rimane un capolavoro Attack on Titan, perché essendo così lungo e avendo uno o due problemi, sti cazzi, va benissimo. Ma avercene cose che mi fai i quattro stagioni, sì, ci sì, stanno giochi. Due problemi. Cioè, è bellissimo. Sì, dai, allora, diciamo che Rob dice: non mi ricordo come Zeke arriva nel sentiere, me lo spiegate? Stiamo parlando esattamente di questo. Non è ben, diciamo, spiegato come lui ci arriva da vivo. Allora, Zeke arriva nei sentieri, evidentemente, direi, dall'episodio, nel momento in cui viene colpito. Cioè, come, diciamo, tra virgolette, era finito nei sentieri già la volta scorsa, quando lui era praticamente morto e dice che viene resuscitato, di fatto, dalla progenitrice, e lì già chissà quanto tempo hanno passato insieme. Okay? No, quello sì. Cioè, il fatto è che la percezione di chi guarda è un po' distorta. No, perché lì il tempo non scorre secondo perché una lì linea il tempo temporale scorre reale molto nostra. Diversamente. Per quello dico che secondo me sarebbe stato importante far vedere qualche scena lì all'interno. Ho capito che ti vuoi tenere il plot twist per lui che frega Eren. Però così io. Cioè, tu mi dici: sono qui da un sacco di tempo, ci siamo detti un sacco di cose. Però in realtà io non l'ho percepita. Cioè, io ho visto che all'improvviso si è creata sta scena. Tu mi hai inculato come se. Se Zeke fosse d'accordo con la progenitrice, da qua. Bravo, questa era cattiva. Zeke fosse d'accordo con la progenitrice. Da quando hanno iniziato. E invece non è vero. Cioè, di fatto, Zeke ha trovato un accordo con la progenitrice. In queste fatto. Ultime due puntate. Comunque, no, allora, la forza di Attack on Titan, secondo me, è che effettivamente è un manga abbastanza lungo, medio lungo, ok? Dove. Scusa, poi ti faccio parlare, Peppe. Proprio perché non esiste lì il tempo, mi devi far vedere qualcosa di quello che è successo. È quello il problema, cioè che tu non mi fai vedere niente di tutta quella parte. E poi me la dai come assunto finale. Sono stato qua un tempo indeterminato perché qua il tempo non scorre come nel mondo reale. E adesso l'ho convinta, è assoggettata a me e di conseguenza fa quello che dico io. E quindi io non c'ho le catene, ma ce l'hai te. E ok, va bene. Allora, la cosa che volevo dire io, che la forza di Attack on Titan è il fatto che è un manga medio lungo, quindi non corto, dove effettivamente ha usato, cioè non è un manga lineare, pulito, tranquillo. E anche lì, ad esempio, un manga come Dragon Ball, anche là ci sono un botto di buchi, per dire, in Dragon Ball, che tendenzialmente dovrebbe essere un manga abbastanza lineare. L'ultimo episodio dopo ne parliamo. Vabbè, dovrebbe essere un manga molto lineare, sì. Ok. Qua invece ci sono dei buchi, ma perché effettivamente loro osano tantissimo e spaccano proprio le quattro dimensioni, cioè, e provano in tutti i modi di far tornare tutto inserendo 172 cose. È normale che inserendo 172 cose, una certa, una cosina. E torniamo sempre al solito discorso: se tu azzardi una cosa così grossa e poi non ti viene, non puoi utilizzarmi il fatto che cazzo era una cosa talmente tanto grossa che non mi è venuta però, come scusa. Però perché sono, allora se non sei in grado di però fare. Però sono stronzatine. No, perché tutta la storia di Stars and Stripes non toglie bellezza all'idea che c'è dietro all'evoluzione dei personaggi di My Hero Academia. Ma quella cosa è fatta male, e in un certo punto di vista, quella cosa fatta male va a incidere su quello che è tutto quanto il manga. Tu non mi puoi dire vabbè, ma è solo una piccola parentesi. Ma in realtà la cosa di Stars and Stripes, secondo me, è nata e finita, ma è l'idea che c'è alla base. Se tu vuoi azzardare una cosa complessa, devi essere prima di tutto conscio e consapevole del fatto che verrai criticato se fai un passo più lungo della gamba e poi non ti viene fuori la cosa. Però la verità Cristo è che, di Dio, la verità è che non è che non gli è venuta fuori, la verità è che c'è un bago
Ma infatti poi rispondo a chi mi ha detto, non mi ricordo chi mi ha detto no, perché Ymir c'ha pochi anni di vita, quindi non gli frega un cazzo. Non è vero, perché lei ti fa dire che per l'appunto, soprattutto nel momento esatto in cui fa dalla carezzina a Historia, che gli fa così, gli fa così, che lei è innamorata pazza di quella tizia, e tutto ciò che sta facendo lo sta facendo soltanto per quella tizia di cui è innamorata, e lei è l'unica ragione di vita che la porta a voler compiere finalmente gli ultimi anni in serenità provando a stare con lei. Quindi sì, non è vero, però, che non gli frega un cazzo. Poi pure questa cosa che dice poi non è così vera, perché altrimenti lì non sarebbe andata con Rainer e, ma infatti e non ha senso. Quindi, che ci vada, quello che sto vera, dicendo, no, io sono parole che si dicono, e poi invece oppure piano piano la coscienza di Marcel si stava fondendo con la sua, e quindi le priorità stavano cambiando. Sì, vabbè, ma no, innanzitutto se no non è vero, questa è una cosa, perché tu il fatto che incominci ad avere i ricordi del tuo predecessore non significa che il predecessore entra di diritto nella tua coscienza. Oh, magari, ho detto magari potrebbe essere. E bella Chan! Bentornato, caro! Lei è un signore. È Clo, che devo fare? È Clo, che te devo fare? Non posso fare spoiler. E poi quando sarà, io farò tutto. Grazie mille. Ripeterò all'infinito queste cose, non vi preoccupate. Grazie mille. Mazza, grazie mille. Puoi chiedere tutte le top 5 che vuoi. Ariama, te stai a impiccare. Che succede? Lasciala fare. Sta lavorando per fare te. I comandi. Grazie, Ariana. Vedi, punto esclamativo Reddit. Spaccate il Reddit, perché tra poco lo vediamo. Ci vediamo tutti i miei mini sommaggi. Che m'avete scritto? Top 5 artisti. E li scrivi, che non ce la devo leggere qua. Ymir, secondo me, dice di consegnarsi a Marle. Dopo ha ricordato Marcello. Hai ciò! Hai capito? Sono 5 artisti di sempre, secondo me. Vabbè, ma l'hai fatto, vabbè. Poi perché ha ricordato Marcello in virtù della promessa fatta a Renebe. Si rende conto che c'è speranza, vai giù tra le mura. Anche la maturazione di Storia, che prima, ma non è quello, cioè il fatto che lei gli fa una promessa non ha senso. Lei non ha nessun vincolo di promessa con loro, anzi a maggior ragione lei sa benissimo di essere un danno collaterale non voluto, anzi è lei che gli ha sputtanato tutto quanto. Che vuol dire che c'ha un debito di promessa? Lei sta lì per caso, cioè non c'è nessun debito tra di loro, semplicemente a un certo punto serviva che, e l'avete visto voi stessi, serviva che, e poi lo vedrete, serviva che il Mascella tornasse a Marley, ma hanno forzato troppo da questo punto di vista, perché quel personaggio all'interno della narrazione è un personaggio che conosce tutte quelle che sono le intenzioni e le strategie dei tizi che stanno lì, e per 5 anni non dice un cazzo, anche se mi potete dire è un personaggio apatico, è un personaggio, sai, che è un personaggio grigio, non gli frega un cazzo, no, manco per i coglioni, perché in un flashback in cui loro stanno facendo una sorta di ricognizione, lei si trasforma senza che Historia la veda in gigante mascella proprio per salvare Historia, perché Historia è la sua ragione di vita. Quindi non mi puoi venire a dire che lei improvvisamente si sta zitta tutto quel tempo e non dice un cazzo quando ha una ragione di vita a fianco a sé per vivere. Sì, non c'ha senso, per Dio. Bevi un po' che ci stai un po' sfugando. Io voglio fare una live, magari anche bravi, così. Esatto, Rob, perché è un minuto fondamentale, perché ancora non ho parlato di Falco e poi ci arriviamo a Falco. Io a Falco non scappate. Va bene, ciao. Voglio tutti qua, voglio fare una live magari in settimana prossima, dove facciamo blastate maggi su Attack on Titan e Hunter x Hunter, e facciamo entrare la gente su Discord 1v1. Che ne pensi? Che ne pensi? Intanto non li ascolta. No, che ne pensi? Brava, giù, brava, tu meno male ci sei tu, giù. Ma non grazie, ascolta neanche giù. Me. Vabbè, lo faremo. Ma no, ma ripeto, ma se uno mi viene a dire no, perché non ho sentito un cazzo. No, se uno mi viene a dire no perché comunque c'è il personaggio, che ne so, ma che ne di sai? Rainer, che è figo su Attack on Titan, ma che ne dico sa? Sì. Ma che ne sai che cosa ti dicono le persone? Ma che vuol dire? Ma perché tutta la mia accusa verte su una cosa sola che è fatta male e che dà in là da altre cose. Altra cosa, perché noi ci siamo scordati di una cosa che è successa su Twitch. E io vorrei vederla una volta, magari come live extra. Che cosa? Magia primo appuntamento. Ah. No, io non lo voglio vedere. Ti impedisce a Ymir di parlare dei traditori. Con senno di poi. No. Bellissimo. Io l'ho vista con i nostri amici. Ok, aspetta. Peppe, però qui stai entrando in una cosa. Aspetta, occhio, perché questo è spoiler, quindi non ne parliamo, ne riparleremo un'altra volta. Però qui poi cominciamo tutto un problema del perché, secondo me, Attack on Titans c'ha un problema di base grosso con quella che è la concezione del tempo. Ho capito quello che mi vuoi dire, ma lì si apre un altro problema. Sì, vabbè, no, non provocate magi sugli spoiler, che già così è pericoloso. Comunque, magi, settimana prossima. Non lo so se settimana prossima si può parlare di Falco. Mi sa di no, manca ancora un po'. No, dopo settimana prossima. Facciamo Hunter x Hunter. La settimana prossima ci sarà tutta La gente blasta magi su Hunter x Hunter. La settimana prossima, occhio, che si parlerà di un
preciso momento di Attack on Titans nel quale voi capirete anche, secondo me, qual è l'indirizzo che si ha del perché c'è quel finale e del perché molto probabilmente a tantissimi non è piaciuto Attack on Titans già dal prossimo episodio, perché il prossimo episodio è quello in cui si scoprirà un po' l'arcano, quello importante. Però la cosa di Falcon, no, Falcon ancora non arriva. Falcon ancora voglia. Ci sarà secondo te nell'anime la parte di Falco? No, quella ci deve stare per forza. Ci deve stare? Beh, è come fa a non starci, scusa. E beh, ma no, riga, che non gliela fa, Falco sta molto... No, quello con Falco ci... Oddio. Non lo so, può essere stato al limite con Falco. Ah, dici che solo sul film, se facessero il film, potrebbe essere. No, nella serie non c'è, già è sicuro, Peppe. Ci sarà nel film. Quindi è sicuro che non finisce. No, vabbè, cioè, ci sarà... vediamo, che raga, merda. Viviamola insieme. Così merda. Di settimana in settimana. Ma prossima, prossimo appuntamento è una cosa che ha fatto. Primo appuntamento è una cosa che ha fatto Livio. Non pensate che sia la cosa di Max. Non c'entra niente. Sì, è la versione di Livio. È la versione di Livio. Appuntamento al buio. Esatto, a 130 sub facciamo appuntamento al buio. Vabbè. Ma lui dice arrivano al 130, ma non è possibile. Stanno al 120. Stanno a 120, 120 13 episodi, 10 capitoli. Possibile. No, ma sicuramente. No, ma anche perché secondo me. Ma non te riguarda che il prossimo episodio sarà incentrato quasi tutto su un capitolo. Vabbè, capitolo sì, però e mezzo, questi qua sono quelli più intensi. Dopo si va molto. Capito. E che poi siamo già a 4 su 16, però. Però dopo. Vabbè, 4 su 16, dopo si, 12 può, ancora, si può andare molto. 12. Ci stanno anime che iniziano e finiscono in 12 episodi, Hanno fatto in una serie di Promise and Neverland fa bella merda però qua è un po' diversa la situazione. Però nel senso cioè la prima stagione di Promise and Neverland sono 12 episodi e raccontano tutto benissimo. Quindi cioè non è che 12 episodi sono cazzo, dipende quanto vuoi andare nello specifico, essere proprio fedele soprattutto a parola per parola, perché secondo me questa parte soprattutto devono essere fedeli parola per parola e questo questo gli allunga il brodo. Allora tanto tutte le settimane ci ritroviamo qui a discuterne, visto che vogliamo fare pure un po' Reddit alla fine, io andrei avanti, sì, anche sì. Perché devo flammare, quindi mi dovete far flammare un attimo Dragon Ball, per favore, mi scarico un attimo. Vabbè, dai, ci vediamo questi 5-10 minuti per Dragon Ball e poi passiamo a Mera Academia. Allora, per chi avesse visto, perché tanto pure chi non l'ha visto ne frega niente Dragon Ball Super ormai, a me invece mi frega perché hanno tirato fuori, se loro andavano avanti, cazzi loro, va bene, ma hanno tirato fuori Bardock. Ok, a me, io da piccolo c'avevo proprio un'infatuazione. Ah, ti piaceva? A Budokai Tenkai ci pigliavo sempre Bardock. Comunque esatto, vedi, sono quei personaggi che alla fine vedi mezza volta. È vero, però io da piccolo a tu Budokai Tenkai devi vedere la OV su Bardock che si trasforma in Super Saiyan contro un pseudo primo. Passo sopra a Maggi, mi piace. Bella Rullo. Bella, grazie mille. Bella grazie Rullo. Grazie mille, caro. Cioè, benvenuto nel club. Allora. E continuano questo combattimento. Lui è più forte, ma ancora non sa gestire i suoi poteri. No, lui ci limita. Aspetta. Ma già adesso stai mischiando. Ne parleremo tra un'ora di sta roba. Allora, io mischio sempre. Io sono un mischiatore. Due cose, cose fondamentali. La prima, che vabbè, Rullo la top 5 quando non vuoi. Non è drammatica, però me la dovete far di. Cioè, davvero, questi tizi sono una razza. Grazie, Rullo. Che normalmente è umana, diciamo. Poi, quando triggera una cosa, diventano più grossi e perdono il controllo. Vabbè, tipo Hulk. Dove l'ho già vista questa cosa? Broly. Tipo i Saiyan. No, Broly. Con la... No, so i Saiyan quando diventano scimmia. Lo sono uguali. Sì, è lo stesso concetto. Però uno succede in luna piena. L'altro succede se gli levi il collo, ammazza. Oh, grande concept, Dai, Toriyama. Vabbè, Rullo. Dai, su, veramente, che pigrizia, cazzo. Inventati un'altra cosa. Vabbè, ma è sempre quello, Devi trovare sempre la cosa del Dragon Ball. Funziona così: c'è il nemico, fortissimo, oppure scarsissimo. No, ma non è così. Arrivano loro, c'è questa cosa dove perdono tempo. Allora il nemico diventa più forte. E dice, mo? Allora il protagonista poi diventa più forte che trova una nuova trasformazione. Sì, ma che... Il nemico allora poi dice, allora dovrò usare tutti i miei poteri e diventa ancora più forte. Poi il tizio trova una trasformazione, poi c'è un'altra cosa finché... Dopo, quando ti sei scartavetrato i coglioni, fino alla questa fine, cosa l'ho capita tutta, l'accetta e va bene. Però lo sai qual è la cosa che mi fa più incazzare di questo capitolo? Che ti hanno fatto capire
che forse non è granola ad ammazzare questo nuovo nemico. Ma va! Perché è tornato di nuovo per la settimana. Ma te ne sa Livio? Però io c'ho sperato. Sì, ma sì, sperato Savana. Perché avete detto anche voi in live. Che cosa? Che granola forse stavolta risolveva la situazione. Sì, no, io dicevo che era interessante che per una volta ci fanno vedere a schermo un combattimento che non sia di Goku o Vegeta. Gohan, cos'è? O Gohan, insomma, sì, del loro filone principale. Cioè, per una volta sono dei personaggi che fanno parte di quella iniziativa che sempre lo vediamo. E già quella, secondo me, è un'innovazione per Dragon Ball, perché hanno fatto un cazzo di torneo con 80 persone dei più forti degli universi e gli unici combattimenti che ha visto sono quelli dei Guerrieri Z, hanno buttato fuori tutti loro. Sì. Infatti, come ti ha detto il figo di tutto quanto il torneo ma potere, questo è contro Jiren. Però, non ancora, mi ride. E l'altra cosa che invece è più grave è che adesso siamo arrivati al livello in cui Gas è stato messo alle strette da Bardock. Ok, come? Perché se ha un minimo di coerenza, Bardock ha un livello di potenza vergognoso. Però all'epoca ci poteva stare. All'epoca ci poteva stare cosa? Perché Gas come è diventato fortissimo per le sfere del drago adesso. In più era già forte prima. Era già forte prima, ma non lo sai. Ma come non è 50 anni sai? Prima. Era più forte di tutti quanti. No, vabbè, dai, era più forte di tutti quanti loro. Vabbè. No, è sicuro è più scarso di Freezer. Ma che grazie al cazzo, Bardock che fa? Combatte con Freezer, non ho capito. Quindi Gas, secondo me lo scontro tra Gas e Bardock è... ci può stare. Ci può stare. Secondo me torna. Secondo te ci può stare. Perché no? Cioè, secondo te Gas era molto più scarso di Dodoria. Sì. E appare adesso e viene qual temuto, è il livello di combattimento del primo temuto Freezer? A livello del galattico. Primo Freezer, prima primo base, 550.000, una cosa del genere. E Bardock? Bardock sarà 10.000. Se 10.000 se va bene. Sì. 10.000? Era comunque forte. Bardock è il doppio più forte di Nappa? Può essere. Bah, insomma, da quello che dico non sembrava dover essere così. Può essere. Non può sembrava essere. Dover essere così. Cioè, 10.000, nel senso, sei un po' più scarso del principe Saiyan. Sei più scarso del principe di Saiyan. Beh, un po' più scarso del principe di Saiyan. C'ha 18.000. Ho capito. Vegeta, beh, quasi il doppio. C'ha 18.000, c'ha 18.000 da grande, ma lì ti fa capire che già da piccolo Vegeta è più forte di tutti gli altri. Ma allora... Più forte del padre. Allora, il padre... È più forte è del padre, il padre è più scarso di Bardock. Ma non lo sai. Ma cioè no, ma, senso... ma lo dicono loro che sono di basso rango. Sono di basso rango, è vero. Però Bardock è comunque tipo, tra virgolette, il capo. Va della bene, resistenza. Sì, lo farò. Quindi è il più forte fondamentalmente. Vabbè. Lì. Vabbè, comunque sia comunque, poi non lo sappiamo. Gas in quell'occasione addirittura si è trasformato, diventando ancora più forte. No, allora io voglio perso, dire ma ha perso la ragione. Io voglio dire che Gas è proprio un nemico di merda. Cioè, Moro c'ha comunque quel carisma, Jiren può avere quel carisma, quello che ti pare. Infatti il miglior nemico attualmente è Elec. Sì, è un po' meno Elec, ha una dignità. Cioè, sì, però nel senso questo qua è anche perché Elec, questo nuovo nemico di Dragon Ball fa veramente cagare. Io sono sicuro al 100%, cioè, perché altrimenti questa è una delusione proprio definitiva, che Elec ha fatto qualche impiccio nel desiderio. Cioè, non ci hanno fatto vedere il desiderio che ha espresso Elec, quindi Elec ha fatto un impiccio col desiderio. Ha desiderato qualcosa. Se l'impiccio è che in realtà la forza l'ha presa lui, è una merda. No, vabbè. Perché no. Non tornerebbe un cazzo. A parte sì, un po' una merda non perché... Non tornerebbe un cazzo. Perché quell'altro comunque effettivamente è... Cioè è diventato più forte. Sì, troppo. E, no, ma è proprio cresciuto a livello fisico. Vabbè, tutto si risolve. Può essere pure tutto si risolve. Elec c'ha un potere particolare. Anche qui c'è un'epifania. Hai visto? C'è anche qui l'epifania. Sì, tutte epifanie. Quello là mi è piaciuto invece. Che si ricorda Bardock. Cioè, ci sono quelle due vignette così, bom bom. A me è piaciuto quel pezzo lì. Però vabbè, Dragon Ball, diciamo che per questa saga io la reputo quasi filler, una merda. Cioè, sta saga è proprio una merda. Moro mi è pseudo piaciuto.
questa nuova saga di Dragon Ball Super è veramente monnezza, per me non ha senso di esistere, i nemici non hanno carisma, non hanno senso di esistere, tutti i piani non hanno senso di esistere, Goku e Vegeta due rincoglioniti non hanno senso di esistere, non ha senso di esistere nulla di questo e... Brava Ari, grazie. Fammi vedere gli angeli e cose. Il gran sacerdote che in realtà è cattivo. Inventatene qualcuna, perché a me, sinceramente, di sta merda ho finito. Sì, Grid è gigante martello, praticamente. Cioè, non provo Gas. Proprio timore di nulla. Non c'è differenza tra gigante martello e Gas. Sto nemico è proprio il nulla cosmico assoluto. Tutti e tre insulsi. Ercicione, la donna, lui. Io sono d'accordo con il compressore, cioè, nel senso, ultimamente gli attacchi delle saghe non sono male, però esatto, poi si sminchiano malissimo portandole avanti. Cioè, l'idea di questa saga, se gestita bene, era anche carina, l'avresti dovuta fare però un po' più ingarbugliata. No, ma non c'è lui che lancia i kunai, le cosette, è tutto anticlimatico, fa schifo. E non provo proprio la minima paura che questo tizio possa conquistare l'universo. Gli reputo quattro coglioni scappati di casa che ci stanno a provare. Cioè, mettimi qualcosa di serio. Cioè, basta le cazzatine. Torno del potere, va bene, lo accetto, una cazzatina. Già Black Goku, figo. Vabbè, ma Black Goku figo. Infatti è stata una cosa diversa. Il torno del potere? L'hai gestito di merda? Me lo accollo, va bene. Moro figo. Mi è piaciuto. Anche lì, solite cazzatine a Dragon Ball. Sì, mi è piaciuto. Panotto, però, questi okay. Qua non hanno senso esistere. Basta, hai rotto i coglioni, va avanti. Mettimi il nemico finale perché deve finire. Ma che poi a un certo punto c'è Granola che fa la tecnica della moltiplicazione del corpo di Naruto. Sì, no, senza senso. Vabbè, no, ha fatto la stessa cosa di... No, però adesso, come in Naruto, se le copie si fanno male... Questo pure è sempre stato così, perché Tenzing pure era uguale che quando... Perde contro Goku al trono del potere perché si divide in quattro. Gli dice: perché al trono del potere, al torneo Tenkaichi. Qual è il livello di combattimento del primo Tenzing? Del primo Tenzing? Oh, 180 mi sembra. Va bene. Maggi ti ha dato la sua benedizione. Vabbè, comunque sia, cioè. Veramente, se non si inventa qualcosa, no, Telegram arriva il messaggio privato. Arriva il messaggio privato. YouTube, Ari, fai YouTube. No, non lo fare Telegram. No, perché arriva il messaggio privato. Cioè, quello è fatto figo. Arriva il messaggio privato solo a chi è sub. Sì. Riconosce chi è sub. Sì, no, Elec, no, non mi piace. Non mi piace niente di sta saga, una merda, basta. Ma rotto i coglioni. Ah, carina sì. la cosa di Bardock, carina. Ci hanno provato. Mi vuoi dare profondità a Bardock perché effettivamente l'hai sfanculato. E non a Radish, che è molto male. Però vabbè, esatto, hai voluto fare sta cosa, sto approfondimento, sì, messo capito, un po' cioè, a caso grazie, di Bardock, che in realtà è mezzo buono, va bene, lo accetto, me lo accollo, basta, hai rotto i coglioni, basta. Vai a ficcarti i kunai su uno per uno, su per il culo, e vattene a fanculo, vabbè, per me è così. Livio l'ho bocciato. No, per me è bocciato. Tutta sta saga senza senso. Io direi... Granola, personaggio che... Se non muore te lo inseriranno nei personaggi Z. Il problema è che hanno messo la cosa di 3 anni. Quindi non ha proprio senso esistere. Dici, oh, può diventare immortale. Ma se lo fanno è ancora più merda. Ma lo può fare. Cioè, quello è proprio che non ci arrivi. Cioè, quello non è neanche che tu fai un retcon. È proprio che non ci arrivi. Cioè, tu proprio non l'hai capito che hai fatto. Sì. Secondo me, io se glielo vado a dire, quelli fanno... Che cazzo? Effettivamente... Vabbè, comunque in generale spero che finisca il prima possibile perché mi ha proprio rotto i coglioni sta saga. Fammi vedere il gran sacerdote diventa cattivo, così ci divertiamo un po'. Oh, quella è una cosa che mi interessa. E poi basta, poi chiuso, Dragon Ball Z, ciao, vaffanculo, finito, basta. Poi se vuoi mi fai le avventure di Ub, perché ripeto, se... mi vuoi mettere questa saga per inserire, perché il nemico è una merda, se tu mi vuoi fare questa saga per inserire un nuovo personaggio tra i guerrieri Z, ti dico vabbè, ok, saga così per avere un nuovo amichetto, come era successo con Moro. Io pensavo l'angelo che dice vabbè me lo inserisco, no va bene, ok, non me l'ha inserito, questa volta mi vuoi inserirne un nuovo amichetto, inseriscimelo. Va benissimo, me lo inserisci, il problema è che non me lo inserirai perché morirà, quindi sarà merda. Grazie, tranquillo. Quindi per me questa saga... Chiudiamo prima che arrivi a Reddit con Mayra Academy. Sì, infatti ragazzi, postate i mini su Reddit perché tra poco ce li vediamo. Il 341, che è divisibile secondo me in due parti. Che cosa è successo lì nel 340? E cazzo ne sai te?
praticamente nel 300. C'è stata Aizawa che ha parlato con Aoyama. Certo, sì, a me My Hero Academia piace. Ma allora servi a qualcosa? Cazzo, Livio. Sì, sì. Io a My Hero Academia lo apprezzo. Questi ultimi capitoli mi stanno facendo un po' scendere i coglioni. Quest'ultimo capitolo meglio degli altri. Quest'ultimo capitolo meglio degli altri, perché anche qui c'è una specie di epifani. Ah, vabbè, più che epifani. All'inizio. Vabbè, non è proprio epifani. Vabbè, anzi, diciamo... No, ma perché quella parte io l'ho apprezzata, struggente. Tutto uno scenario post-apocalittico, la distruzione, lei che guarda... Doga è un gran personaggio in Mera Academia. È caratterizzato bene. Bel personaggio, gli hanno dato un passato degno. Grazie, bravo Miki. Gli hanno dato un passato degno. Bravo, vai. Gli hanno dato un passato degno. Vai, parla. E la parte in cui lei torna e pensa a quando la perculavano da bambina con le scritte sui muri, sì, è molto carina. È carina. E poi c'è un problema. Beh, anche tutto quello che dice riguardo al passero è molto creepy. Sì. Molto creepy. Ma non è bello. No, funziona. E poi, cioè, è una cosa un po' OP, però diciamo la facciamo passare, perché effettivamente c'ha senso, anche se questa storia del vicino al cuore... Sì, è un po' una ragazzata. Ho capito bene come funziona. Grazie Planet Talk, grandissimi. Bella. Ciao ragazzi, ti è piaciuto My Hero Academia? Ti è piaciuto Dragon Ball Super? No, è una merda. Bravi. Ok. Vabbè, okay. Stavi dicendo? Ah, c'è un problema. Qual è il problema? All for One parla con Spinner. Vediamo, perché io secondo me c'è un grosso problema, però vediamo. Sai che Spinner è il villain. Ah, ma soprattutto, regà, adesso vi faccio parlare, ma poi ci sarà una rivelazione. Un personaggio ha, nella mia mente, appena trovato un senso incredibile nel mondo. Andiamo avanti. Ah, tu sai che Spinner è il villain più inutile della storia e gli vogliono dare la propria importanza. Questo è il senso del capitolo. No, ma non c'entra niente Spinner, perché semplicemente Spinner parla con All For One e dice: ma è ancora Shigaraki, vero? E cosa risponde All For One? Certo. Ma certo. Sei un coglione. Non è All For One comunque. Sì, All For One io. Io lo so che lo stai per dire. Sei un coglione. Vai. Parla. No, quello che voglio dire. No, parla. Abbiamo fatto tutta... Ma scusate, non è lo sgherro... Glielo dice lo sgherro di Redestro? Sì. Sta a parlare con lo sgherro di Redestro. No, prima... No, allora, lo sgherro di Redestro dice sta cosa e risponde All For One e gli fa certo. Esatto. Dio, che la sta sparando. Sì, grossa. Tu l'hai capito, tu hai capito che la sta... Sì. No, nel senso, nel momento esatto in cui tu hai la tua, diciamo... problematica di natura pseudomentale che ti porta a non capire più chi sei, io parto dal presupposto che la cosa debba avere ancora validità in questo momento. Ma c'ha ragione lui. Chi è? Lo sta prendendo per il culo All For One. All For One gli dice certo, ma non è vero. Ragazzi, però mi avete rovinato il plot twist. Maggi, non è che quello che dicono i personaggi si riflette sulla realtà. Ma no, ma quella è una presa. Quando Fujiko dice a Lupin: no, non ti fregherò mai. No, ormai l'ha detto. Ma no, non funziona così. Ma cosa non funziona così? Sono anni di anime che funziona sempre così. E gente prende per il culo quello che prende per il culo quell'altro. No, l'ha detto e allora è così. Non sono d'accordo. Perché un conto è l'interpretazione della voce che ti fa effettivamente capire se è una perculata. Tu stai leggendo una cosa scritta. Hai fatto bene, Giulia. Tu stai leggendo una cosa... Almeno se mettevi più a per culo, scrivilo bene. Per Dio. Sei impallato. Guarda, Maggio, non vedo l'ora che avremo più pubblico. Bravo Joe. In modo tale che ci saranno più hater e tu ti impallerai. Bravo, cioè, Joe. Devi raggiungere il karma, Maggio. Sì, no, porco Maggio. Meglio addormenta, bravo mitologico. No, bravo. Ma non è quello, ma io accetto l'insulto e non accetto la grammatica non italiana. Team Livio. È quella la mio problema. La grammatica è importante. Esatto. Almeno mi devi insultare, insultami con un italiano corretto, sennò fai la fine di Livio. Cioè perde di importanza e di valore. Ciao, Max. Perde di valore Maggi tutto quanto l'insulto. Vediamo. Vai, riscrivilo, ma in un italiano corretto, vai. Vabbè, insomma, ripeto, secondo me non mi ha detto che All For One non stia perculando. Oddio, Maggi, ma è palese. Vabbè. Proprio dalla faccia si vede. Va bene, Maggi, ok, tu poggi su questa cosa. No, passiamo alla cosa più importante del capitolo.
Allora. Che mangio un coglione. Lo sgherro di Redestro. Allora, innanzitutto, questa cosa di derubricare Redestro in quel modo, hai quando gli Goblin dice lo devi fare tu al posto di Redestro, è l'ennesima conferma di quello che vi ho detto l'altra volta, ovvero che a Redestro l'hanno completamente sfanculato. E quindi il personaggio di Redestro ha perso di importanza ed è brutta questa cosa, perché era un personaggio figo. Però vabbè, non è questo di cui volevo parlare. Lui gli dice, il motivo per cui tu sei così amato adesso e quindi devi prenderti carico di questa di questo tuo personaggio, anche se non vuoi... Ma perché sei un antropomorfo. Perché gli eteromorfi, mi pare li chiama. Gli eteromorfi sono sempre stati discriminati e trovano... Relegati nell'ombra. E trovano in te una rivalsa sociale. Vabbè, che è vero. Che non gli hanno mai dato gli eroi agli altri. È una stronzata! Perché esattamente nella prima della UA c'è un cazzo di corvo nero che gli sta simpatico a tutti. Non è vero. C'è un minuto in 340 capitoli in cui Tsukuyomi viene una volta in qualche modo discriminato. È una puttanata. No, devi vedere dalla società. Cosa? Però. La società. Tu hai visto in tutto quello che ha fatto Tsukuyomi una volta una persona che meta, gli fa... l'abbiamo fatto, beh, meta. Però sei un cazzo di corvo. Cioè, è mai. Perché? Perché non gliene è mai fottuto un cazzo a quello che scrive sta cosa. E mo se l'ha inventata, ah, no, no, sta stronzata, per dare una giustificazione a questo, a sto spin. Però che tu gli hai, mai visto, fa, hai mai visto, che gli hai mai visto una donna che ci prova con Tsukuyomi? Ma no, ma non è quello. È che se tu te la vuoi costruire... questa scena, tu in 340 capitoli lo fai vedere più di una volta, e non c'è solo lui, perché ce n'è un altro che ho capito a questo punto perché sta dentro a quella classe di merda, ed è l'uomo coda del cazzo che fa le quote rosa praticamente. Cioè, dovevamo prendere almeno due eteromorfi. Piamo, no. Tsukuyomi, che pure scusa, forte, è molto più eteromorfo. Ma no, quello che parla più... con gli uccellini. No, esatto. Ah, pure quello che parla con gli uccellini, effettivamente. Infatti, pure Mineta. Lui non vuole neanche combattere. Oddio, Mineta non lo so. Beh, Mineta. È strano, Mineta. Mineta, ho capito. Ma Mineta rispetto a cosa? Eteromorfo? Beh, cioè, una fusione tra i capelli strani. Sì, no. Capelli strani. Le fattezze fisiche sono un po' strane, non tipiche di un essere umano. C'ha le palle in testa. Vabbè, però, eteromorfo dovrebbe essere. Donna rana. Una fusione. Donna rana Froppy, è a metà. Però, Froppy, sai che ti dico? Froppy, effettivamente, tu esteticamente. L'eroina coniglio, è vero, praticamente non la... No, ma infatti questa cosa non esiste. Cioè, questa discriminazione verso gli eteromorfi è una cosa che si sono inventati al 341. Ma in realtà questa è una cazzata che gli dice lui per fargli credere di essere importante. Ma no, perché... Ah, mo va bene invece. Quando dico io sì, quando ma lui è incredibile, no, guarda, no, sei una merda umana proprio. No. Comunque sia, questa cosa non è una cazzata. Pur di andare contro Francesco, mi smerda quello che ha detto 5 minuti prima, è incredibile. Vabbè, comunque sia, questa qua è molto difficile se è una cazzata, perché loro ci basano il piano sopra. No, cioè, l'importante loro è che dicono, lui ci creda. No, ma ho capito, ma loro vogliono che ci creda, perché gli serve che effettivamente lo faccia lui. E gli serve che lo faccia lui perché a quanto pare lui è ascendente su questo gruppo di persone. Ma ascendente su questo gruppo di persone perché sono... diciamo ghettizzati o in qualche modo messi nell'ombra, come dice lui. Esatto, Max. Ma non è vero. Max, non è, magari non ha fatto un uovo. No, che prof mezzo cane, per preside è tipo... Sì, il preside è il preside un antopo, sorcio. Preside antopo, cavolo. Quindi, sì. Cioè, dai, su. Proprio una cazza, proprio... Cioè, ha scritto una puttanata per mettere in mezzo un po' di... Ma sì, ce lo mettiamo un po' di razzismo, un po' di ghettizzazione. In questa volta facciamo il messaggio, capito? Vabbè, è vero che non te lo fanno vedere, però è anche vero che magari uomo melma, quello che si vede all'inizio nella prima puntata... Quello là avrà mai una famiglia, quello là, poverino, no? Quindi ci può stare un po' di... Beh, ma nel senso, se è esattamente uomo melma, è discriminato, non è discriminato il mondo degli eteromorfi, è discriminato esattamente uomo melma. Vabbè, cioè, però cioè, ci può stare senso... che magari non abbiano una ragazza. Capo così. Della polizia è un cane, è vero. Ma sì, pure in Dragon ma Ball. Ma non c'è questa discriminazione di cui adesso parlano. Se la sono inventata per metterci dentro un... Perché alla fine My Hero Academia va avanti sull'emotività. E va avanti bene. Cioè, l'emotività in My Hero Academia viene sfruttata molto bene. È bimbarana, meta. Ok. Tutte le sfaccettature dell'emotività vengono sfruttate molto bene. Il resto è una merda. Cioè, dal punto di vista logico, dal punto di vista della trama, dal punto di vista dell'invenzione, del potere... è una merda.
è una merda, è tutta emotività. È, secondo cioè, me non è una Maero merda. Accademia, Maero Accademia, Maero Accademia, le sue, la, l'espressione di Maero Accademia è All Might quando vince contro, contro All For One, quello, e Endeavor contro il Nomu. Quello vabbè, è Maero Accademia. Quello è Maero Accademia. Non c'è trama, non c'è vero. Niente. È tutta emotività. Fighissimo. Maero Accademia è Maero Accademia anche uno A contro uno B. Non te so, metti là sopra, te metti là sopra così, bello, figo tutto quanto, uno A contro uno B. Che cazzo è, Maggi? Scusami. Vabbè, cioè, ti fa capire la maturazione. No, non ragazzi. Solo. C'è cioè, la competizione all'interno di una scuola per far progredire entrambi le classi, perché la giusta dose sana di competizione ti porta a progredire. Quello è l'intento della sfida uno A contro uno B. Vabbè, ci sta, dai, perché no. Sì, ho capito, ma questa cosa è una cosa da bravo Lupin, cioè, ma siamo, cioè, è una cosa innovativa, una cosa particolare. No, vabbè, no, è, no, è quello che appena ti insegna, prova, però... appena prova a costruire una trama un po' più intrigata, è subito che vengono fuori i limiti. Stars and Stripes è un esempio di questa cosa. Beh, questo Stars che abbiamo Stripes, letto sì. È un altro esempio di tutta questa storia, ma ce ne sono altri, come la struttura, bravo, proprio Rob. La struttura. E abbiamo fatto già una litigata in fila. Hai capito, ti sta perculando, sì. Rob, però sei sicuro? La struttura di come, ninja, di come vengono scusa, fatti ninja. Crescere gli eroi è una merda, e il fatto che la UE dovrebbe essere la scuola migliore praticamente al mondo e la metà di quelli sono dei coglioni, il modo in cui vengono fatte le selezioni, cioè tu decidi se fare entrare nella scuola più importante del mondo praticamente i tuoi alunni con quella cosa. Ma che cazzo stiamo guardando? Ma non è vero che questo segue quelle della bio. Ci stanno certi poteri in uno B, cioè Tizia capelli verdi è fortissima, e Bimbo che trasforma il terreno in liquidino, colla è forte. E c'è Livio. Bang, Sbush. Da boom, quello che fa i suoni. Ah, quello so io. Quello sei te, palesemente. Ma io cioè, pensavo che era quello invece. Quello che si muove nelle ombre, nel nero. Quello è c'è forte. Uomo acciaio. Quello sei tu, quello è tenebroso. Quello che si muove nel nero, sì. Ma non è vero, poi cioè, secondo me ci sono tutte, cioè, sono tutta una serie di... Bello. Ciao, il error, grandissimo. Bixio, nessuno ha vinto i soldi. Perché? Perché Tutubi ci ha scammato, ha detto no all'accordo che avevamo fatto. Bravo Simone. E dovrebbero essere tutti straforti. Io sono d'accordo con te, Giulia. Ma sono tutti straforti. E non è sono così. Più forti di altri. Ma poi, cioè, il non presupposto di base è che per quanto quella sia la scuola più figa, non tutti vanno alla scuola più figa. Ma a parte quello, ma ci sta che praticamente tu sei, che ne so, un genio della matematica, ma non sei uscito dall'università della normale di Pisa. Non è che i geni escono solo dalla normale di Pisa. Ma poi cioè, per che essere professore. Allora, altre persone forti escono da altre scuole. Questa è una fallacia argomentativa. No, non è che tutti i geni stanno alla UA, ma tutti quelli che stanno alla UA sono dei geni. Non è che tutti i geni stanno alla normale di Pisa, ma tutti quelli alla normale di Pisa sono dei capoccioni. Perché sì, sennò non c'entra la normale c'entra di Pisa. Niente. No, quindi non c'entra, il no, fatto che no, poi no, ci sia un tizio no. a Reggio Calabria che è un genio e non va alla normale di Pisa, non vuol dire che al posto suo c'è andato un idiota. Vuol dire che il truppino numero 20 che sta alla UA è meglio truppino del numero 20 che sta a scuoletta X. Poi se truppino non 5... è così, ma come così, non è perché così? Perché se tu hai un pool di un... di intere nazioni, ma anche oltre, perché ti fanno capire che comunque sia la UA sta proprio al top al mondo, manco soltanto nel Giappone. Poi c'è una cosa da dire, Bix. E non è che c'è il numero 20 che non l'abbiamo trovato proprio ok, però alla fine non è malissimo. Ma cosa? Ma non è vabbè, perché, dai, riapriamo il discorso presupposto, no, ma perché il presupposto è che inevitabilmente per entrare in quella scuola tu devi avere delle determinate capacità che non sono soltanto quelle del supereroe, tant'è che c'è tipo Bimbo Gomitino, come il Bimbo lanciagomiti praticamente no, è tape esatto Bimbo lanciagomiti non lancia i gomiti vabbè Bimbo lancia cose dai gomiti è importante perché lui trova il suo lui non è un eroe però fa una cosa importante che è il salvataggio lui trova la cosa del salvataggio bellissimo che gli vuoi dire a Bimbo tra l'altro mi hanno detto che era normale vabbè sì, ci sarà pure quello scemo uno Spider-Man che non ce l'ha però, fatta certo però, se uno è scemo e sta normale è perché vuol dire che si fa un culo come una capanna, raga. Cioè, devi studiare proprio overnight. Poi dipende anche in che facoltà. Però vabbè. Comunque sia. Mi raccontavano alla normale che loro facevano lupus. A Max non è. Cioè, magari tutta la quelli facoltà. Che si sono presentati erano peggio di lui. Notte,
quello morto gli appendevano il coso davanti alla, alla porta. Bellissimo. Cioè, hanno fatto le selezioni X persone, sono passati in 20, vuol dire che dal 21esimo in poi non erano all'altezza di quei 20. Poi magari in altre scuole ci sono andata gente più intelligente di quei 20. L'hanno deciso in base a se spacchi o meno dei cazzo di robot di merda. Non solo. Ed è passata la tizia invisibile. C'è il test scritto. Il test scritto. E beh, vuol dire che gli altri non hanno passato il test scritto, sono so zappe. Se sei zappa non passi, che te devo dire? È così funziona. Certo. È così funziona. Mi pare fondamentale. Vabbè, la conoscenza è importante. Mens sana in corpore sano. Sì. Cioè, la conoscenza è importante tanto quanto la forza. Ma li dovresti dividere. Li dovresti dividere, perché dipende che cosa vuoi fare. Si dividono dopo. Si dividono il cazzo, perché loro studiano tutte stanno le stesse al primo cose anno. Insieme. Stanno al primo anno. Vanno a lavorare al primo anno. Fanno gli eroi professionisti al primo anno. Quindi non stanno al primo anno. Cioè, è come se stessero alla magistrale loro già, ok? Non c'è più tempo di fare all'interno, vabbè, ma intanto imparano, ma si vede già la matematica, e anche se tu vuoi andare a fare il rinoceronte che spacca le porte, ok? Quello lo potevi fare se avevi altri 10 anni di scuola. All'interno di questo primo anno si vede palesemente come ognuno trova la sua strada di specializzazione già all'interno di questo primo anno. Io sono d'accordo con Mario. Cioè, sì, si vede lo proprio so, che, lo so si che fa, siete Gomitino due. Gomitino fa il rescue man, bimbo, esatto, uccellini. Sì, ci sono vari certo, lavori che tutti fare. Autodidatti, perché, perché la scuola ti insegna tutti le stesse cose, perché poi vaffanculo, lo fate voi quello che vi piace magari farlo. Loro alla selezione cercano di fare una squadra che vada una bene scuola, ma la classe non è una squadra, perché poi non vanno insieme a lavorare, ognuno va a lavorare per cazzi suoi, quindi però poi ognuno trova il posto giusto. Guarda, fosse però ognuno va a lavorare in un team, nessuno lavora da solo, in base alle squadre ci avrebbe senso. Fosse che fanno le classi, scusa, che poi se li portano dietro e poi lavorano insieme. Ma scusa un attimo, ma non può essere che loro li prendono, fai conto, io c'ho una squadra di, faccio la scuola del pallone, ok, mi prendo 11 giocatori, migliori 11, ok, e mi prendo, magari ci sono 10 attaccanti fortissimi, ci stanno 3 difensori che sono dei mezze pippe, mi prendo i migliori, ok, e poi gli eroi vanno, a me mi serve un difensore. A me, infatti, ad esempio, Hawk va da Tsukuyomi e mi dice: mi servi te. Quello mi dice: mi serve quello. Quello è solo in base ai loro poteri. Non è in base a quello che gli viene insegnato dal UA. Potere... Tu, in quanto UA, dovresti fare una classe in cui ci sono solo attaccanti e tutti i giorni, tutto il giorno. No, però ti devi loro, tu quando loro, ti devi fare le partitelle loro, dove ci sono tutti. No, le partitelle, quando le vuoi fare, prendi 2 attaccanti dalla classe di attaccanti, 4 difensori verso i difensori, 4 centrocampisti della serie, il portiere verso i portieri, l'amalgama non serve a niente se poi ognuno va a lavorare per conto suo. No, perché poi imparano a collaborare e no, sanno già perché come si poi collaborano durante le partitelle, ma quando loro devono imparare le cose dovrebbero essere divisi per settori per imparare quello che gli serve, perché a me che la tizia invisibile, che ovviamente quello che può fare è la spia, non gli insegni un cazzo per quanto riguarda lo spionaggio, le doti attoriali, queste robe qui, non gli insegni niente, ma gli fai tipo lanciare la palla più lontano possibile e andare a fare la tizia che raccatta la gente, e non merda, perché la tizia invisibile non la mandi a raccattare la gente, perché non ha nessun tipo di quirk che la possa aiutare a raccattare meglio la gente di me, ok? Quello che deve fare lei è lo spionaggio. Ma le persone vengono scese in base al potere, e il potere è per vedere come se la cavano con i loro poteri. Ma no, ma sì, ma poi nel senso il fatto è che praticamente quando c'è tutta la specializzazione interna, già quando loro fanno il primo anno, loro capiscono benissimo, anche grazie all'aiuto dei professori, qual è la loro attitudine migliore per quanto riguarda poi un domani un lavoro lavorativo come eroi. Una settimana. Ma non è vero che una settimana. C'è tutto un non detto. Una settimana. Ma che una settimana? Ma loro stanno lì da un anno. La prossima settimana lo fate. Manco un anno. Una qua, 10 mesi. Cioè, ti dico, 10 mesi. Ti dico, lei abbiamo visto tutti i giorni della loro vita. Cioè, tutti i giorni abbiamo visti. Perché sono 341 capitoli, non sono passati 365 giorni. L'abbiamo visti tutti. Tutti i giorni, da quando si svegliano a quando vanno a dormire praticamente. Ma non è vero, ma ci stanno magari 20 capitoli di una giornata sola, ma che vuol dire? No, vabbè, nel senso sì, ok. Però fatto sta che non è che dici no perché ci stanno sti skip incredibili. No, loro ti dicono no, perché la prossima settimana e vi allenerete con il tizio specifico, quindi in una settimana tu dovresti diventare, che ne so, un tizio che salva la gente dai terremoti, quando fino a ieri tu non sai manco come funzionano i terremoti.
Però tu il giorno dopo dici, oh, è un buon quirk per salvare la gente dai terremoti. Vieni una settimana. Rob, ma Deku c'ha 8 poteri in uno, c'ha il potere di quello di Wolf. Oh, guarda che è una società che si basa su questo. Cioè, non è che, sai, dici, oh, nella nostra società c'è chi gioca a calcio, ma poi sti cazzi di quelli che giocano a calcio. Cioè, poi, no, no, la società si basa su questo. È come dire che tu vai nell'esercito e che comunque, però, tu vai nell'esercito e non c'è la marina, l'aeronautica, l'esercito, i carabinieri, la forestale, no, stanno tutti insieme. Stanno tutti insieme, poi una volta ogni tanto, voi vi piace fare qualcosa forestale? Dai, facciamo una settimana nei boschi degli Appennini. E loro hanno imparato a fare la forestale. No, non funziona così. Tu studi lì 5 anni e poi, poi fai le prove, stai lì da destra, eccetera, eccetera, per fare quello. E quel tizio, se lo metti sopra un aereo, casca. Perché che cazzo gli frega quello di saper pilotare l'aereo? L'aereo lo piloterà quello dell'aeronautica, che ha imparato per 5 anni a fare il tizio dell'aeronautica. Che non sarà lo stesso che deve andare a levare le mine anti-uomo da per terra, ok? Non succede questa cosa, perché viene, ma no, è che semplicemente sviluppato in maniera superficiale. No, questa cosa è implicita nei 3 anni, perché in quei tre anni loro fanno tutto, e grazie ai loro poteri capiscono sin da subito quanto sono più propensi a fare una cosa che non un'altra. Andiamo ai mini. Aspetta, io voglio dire una cosa. Vai. Simone Santoro. Che c'entra con Simone Santoro? Non lo so, non vediamo. Addirittura guardi in camera. Noi abbiamo passato un sacco di anni insieme. Sarebbe la musica struggente adesso. Siamo stati migliori amici per un bel po' di tempo. Abbiamo passato tante vicissitudini, buone, cattive. Ne abbiamo passate tante. Abbiamo pianto insieme. Siamo stati una spalla su cui piangere, diciamo così. Poi conosci in giro gente e ci sta assolutamente. Poi hai conosciuto i mercanti orecchie, sono molto simpatici, fanno un buon contenuto, per carità. Sai anche le mie difficoltà economiche, sei tutto un po' il mio... Tu sei tutto di me, ok? E tu avresti donato quelle sub ai mercanti di orecchie. Non sto capendo. Allora... Vi spiego. Sei un bastardo. Però a difesa di Simone ha votato per me. Ah, sì. Però sei un bastardo. Non sto capendo. Però va bene. Allora oggi abbiamo fatto un gioco, diciamo, sul cane di Anna, in cui eravamo in 6 e dovevamo convincere gli altri a votare per noi. E per non puoi votare farci, te stesso? Per farci, si può votare te stesso. Okay. Allora nessuno voterà gli altri. Però se non c'è l'unanimità di voti alla fine della cosa, nessuno vince i soldi. E sti cazzi. E quindi nessuno vince i soldi. Ah, ok. Cioè, quindi tu non faresti vincere i soldi a nessuno. Devo rispondere? No, non ho capito. Cioè, vabbè, già sei detto. Uno stronzo. L'hai già detto. Comunque, invece l'idea mai è cercare... Simone Santoro. L'idea è cercare di trovare un accordo tra i 6 partecipanti per riuscire a dare l'unanimità a qualcuno, che poi magari quello te può dire pure, se mi fate vincere a me, li dividiamo tra di noi. Ok, cioè nel senso te puoi inventare quello che te pare. E vabbè, c'eravamo io, Simone, Dermo, insomma altra gente poi. E io ho detto, guarda, vado lì perché mi ha invitato Anna, ho detto ci vado, non faccio la mia live, vado lì perché così se riesco a vincere sti sordi gli faccio le sub a Livio, così sto mese che perché? c'ha sto problema da casa. Ma chi culo, sono sotto vabbè, il ponte Livio. Vabbè. C'ho avuto... Ma anche per Anime Night magari qualcosa. C'ho avuto st'idea. Vabbè, così, però l'idea che non hai fatto la live te vuol dire che non l'hanno fatta manco gli altri. Vabbè, però gli altri, cioè Simone live le fa dai 3 ai 5, dai 9 ai 11 e lui è gli altri? 6 e mezza. Che cazzo ne so gli altri a che ora fanno? Non è un problema, non tu mi frega niente. No, nel senso che è un'argomentazione che avrebbero potuto usare pure gli altri. Ma non l'hanno fatto, comunque non mi interessa, cioè nel senso, vabbè. Io so che la mia live dai 5 ai 9 non l'ho fatta per andare da Anna, che tra l'altro mi sono divertito un sacco, è un format figo, interessante. Ho detto, regà, se li vinco io non me li tengo per me, ma li dono a Livio, ok? Io sta cosa non la sapevo, cioè io non è che gli ho detto puoi dire qualsiasi cosa? Puoi dire un sacco di stronzate? Sì, uno ha detto tipo che era il compleanno suo, e invece non era vero. E come fa a sapere che ne era vero? Perché poi lei stessa ha detto che ne era vero. Ah, ok. No, bruttissimo. Ma era quella che poi doveva vincere? Sì, vabbè, alla fine. No, vabbè, comunque sia. Nel senso, Simone invece ha detto che prima all'inizio provava a tenersi lui, poi ha capito che non funzionava, non avrebbe preso voti, e quindi ha detto, vabbè, io li dono ai mercanti d'orecchie se vinco.
E Livio c'è rimasto male perché voleva essere protagonista anche della donazione di Simone. No, però scusa, posso dire una cosa? Lui lo sa, tutto quello che sto passando. Però ripeto, alla fine della serata Simone ha votato per me. Avrebbe votato per me. E poi ognuno vota qualcuno. Ognuno vota qualcuno. E quindi tutti devono votare uno per far vincere uno. Esatto. È impossibile. Vabbè, in realtà c'eravamo riusciti. Eravamo arrivati a votare tutta questa persona. Però dopo che tutti abbiamo detto sì, va bene, facciamo così, abbiamo votato tutti, rimaneva solo Simone. E Simone ha fatto no, non è vero, non la voto. È finita così la live. Eri tu? No, una ragazza, perché avevamo fatto dei voti nascosti, erano usciti 3 voti a lei, 2 a me, uno non sono palesi, a un altro. No, l'avevamo fatto noi per vedere chi era quello che aveva più voti di base. Quindi abbiamo detto, visto che lei è quella che ha più voti, allora diamoli tutti a lei i voti. Almeno qualcuno vince questi soldi. Invece Simone alla fine ha fatto il plot twist e gli ha detto no, io non la voglio. Vabbè, che ci può stare. Però me la ricorderò questa cosa, Simone. Vabbè, però secondo me scusa, questa cosa non andrebbe fatta. Abbiamo finito Omega Academy. Passiamo a i memini. Passiamo a Reddit. Avete postato qualcosa, ragazzi? E andiamo. Ma allora, partiamo dalla fine, però. Sì, vai vuoi partire dal primo? Muovi. Ah, dalla fine, dalla fine. No. Partiamo dalla fine a salire, scusa. No, così ci metti in... Vabbè, non sono tantissimi, abbiamo appena aperto. Ragazzi, iscrivetevi a Reddit per conoscere tutte le stronzate, bla sì, bla bla. Sì, una volta a settimana li leggiamo. Magari noi lunedì, che di solito c'è un sacco di roba da fare. Mm. Però comunque sia, una volta a settimana... Fine settimana, venerdì, cose così. Sì, vabbè, vediamo. Mo, piano piano cerchiamo di organizzare il giorno. Sti cazzi di One Piece. Allora... Va bene, Team Melia, porco Lio. Io sono un Ushika, tu sei quell'altri inutili. Inutili? Inutili? Quelli hanno costruito il villaggio della foglia, quelli. Non lo so, cioè... Vabbè, sono inutili, vai. Ma come sono inutili? Vabbè, sono inutili. Sì, ma già detto... Tutto il piano di Madara si basa sull'esistenza. Sì. Mi piace essere un Ushika, anche se io preferisco essere il maestro. Va bene, vabbè, quelli comunque sono... Cioè, io sono però, più che tu sei Madara. Ah beh, io non sarei mai uno buono, sì, proprio non sono... Vabbè, sei un po' uno stronzetto, vabbè. Infatti ti hanno messo di là, cioè, sì, no, giusto, bene, giusto, è stato, sì. Proprio fatta bene questa. Chi è qua? Livio. Arianna, quando legge il suo... questa è accurata. Povera Iannuccettina. Ma Arianna più che altro vi banna tutti, quindi occhio, soprattutto su Telegram, se dite stronzate sappiate che Arianna banna che è una facilità assoluta. Io non vi posso difendere da Anna. Da Arianna, sappiatelo. Perché io non puoi? È perché Arianna è perché sei un cagasotto. Ma è uno su tre, vuol dire che sì, ce ne sono altri due a girare. Sì, ce ne sono altri due. Sì. Ah, Livio che sceglie un video da mettere durante la top 5, la chat. Get ready, everybody is about to justice. quanto è vero, ma ci sto anch'io, non solo la chat. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Oggi c'ho una cosa fighissima da mettere. Daria Annuccettina. Maggi, maledetti romanisti con i loro setti non sono coordinati. Ma non sapete le cosa... scuole sotto le TV me la pagherete, bastardi. Ma mi è successa un'altra cosa. Andando a lavorare, fermo al semaforo all'Eur, ho visto una cosa di cui avevo dimenticato l'esistenza. Il casco della Roma con scritto Totti 10. L'anima di sto stronzo. Grande. Il capitano ti difende anche. Il casco della Roma. Il motorino. Ma Maggi, ma tu lo sai? Vabbè, ti protegge la Roma. Aspetta, che forse non so se lo sa. Io faccio parte. C'è il casco della Roma. No, io faccio parte del team eSport che mi paga. Che è quello di 10 di Totti. Lo sapevo. Ah, ok, lo sai. Ma non è Totti. C'è Totti e altra gente. Sì, c'è pure tuo fratello. Quindi pensate. Vabbè, che può essere. Mio fratello non è un investitore. Non c'hai i soldi manco per piagne. Quindi andiamo. Il casco di Roma. Next. Prossimo. Bravi. Noi camionisti. Il bruco della Roma. Da me c'è tantissimo col bruco della Roma. Il bruco della Roma. Il bruco della Roma. Anzi, che c'ha la macchina quello secondo me rossa. Esatto, quello secondo me altro. Quello c'ha proprio le posate coordinate della Roma a casa. Secondo me. Le posate? Sì. Sono a sciccheria. I piatti della Roma. Ma poi sicuramente sì, qualche romanista c'ha sicuramente le posate della Roma. Vai, Maggi, questa è tua. Questa è mia. Era bagnato fradicio e pieno di fango. Aveva una fame lontano 50. Questa è la storia che stavo raccontando. Ah. E c'è Livio. Sguarare?
Sgarrare. Credo. Ah, sgarrare. So, sarà un dialetto diverso al nostro in cui si sta. Pure quello della Lazio, però sì, 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 ma mi stanno sul cazzo tutti. Quelli da Roma un po' di più. Questa pure è, questa, cioè, il fatto è che è proprio andata così. Sì, sì, sì. È proprio andata così. No, 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 per tutti, Idro. Vai. Il Livio è proprio uguale a quel pennuto. Sì, sì, al corvo. Sta. Allora, questa solo qua solo Meliodor. Allora, io so che lui è Swain, però non l'ho capita. Swain. Però tu la dovresti capire. Non l'ho che capito. Solo Meliodor capirà. Io pensavo fosse Berserk. No, è e guarda che questo potresti vederlo nella prossima. Non lo so. Però potrebbe essere lui, colui che ha ucciso il fratello di cosa? Di come si chiama? La tizia, la consigliera. Medarda. E potrebbe essere lui che ha ucciso il fratello di Medarda. Vabbè, ma quindi Mel, tu l'hai capita? E ma, sono un corvo? È Maggi che tiene Non ho capito perché Livio sta sulla mano. Cioè cos'è, un anello? Lì c'è un anello per caso, no? No. No, 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 non lo so. Chi ha fatta questa? Fammi vedere chi ha fatta. Solo Meliodor potrà capire. L'ha fatta Miki. Ah, Miki. Tanto so che ci sta, che cazzo so. È sta roba che non l'abbiamo capito. No, non, cioè è come Livio se... è l'uccello di Maggi. Cioè, guarda, no, nelle mani ma qua ci stava, okay. Ci stava bene Goji Goji. Sì, ci sì, stava sì, bene sì. Goji Goji. Vabbè. E in pugno Livio, esatto, sì, penso. Uno degli elementi più importanti nella lore di Anime Night, la fondazione del club. Ah, sì, che ma adesso il gruppo Terea si chiama Team Maggi House. Esatto. 100%. Avrò votato uno. Bravissimi. Oh, il Kazekage condivide con te la sua saggezza. Grande il Kazekage. Comunque, cosa aspetti? Ringraziamo il suo. Scusa, inquadrami un secondo. Scusa, perché devo dire una cosa importante. Quadrami. Dove inquadrami? Inquadrami. E pisellino proiettino. Io sono andato a controllare un'altra volta. È come dico io. Ma tu ogni settimana non c'è un cazzo a fare. No, perché mi fate incazzare. Hai trovato anche quello più grande? È quello. No, no. La foto. È quella. Ok. Hai trovato anche quello più grande, però. Quello che hai recensito tu. L'hai trovato? Che vuol dire quello che ho recensito? Allora tu c'era un tizio che loro mi hanno fatto vedere, che è quello grande. Ok. Non piccolo, e grande. Ok. Poi che è diverso è un altro discorso. E quello grande non è quello che hai fatto tu. Sì, vabbè. Non è lo stesso. Ma la mia idea, sì, ma la mia idea di base era di fare quello grande, che è un po' più remissivo. È quello grande? Comunque sia, hai sbagliato. Non l'hai presa la sua. Ok, però mi stavate a romper cazzo perché dicevate che io sbagliavo perché era quello piccolo. No, io facevo quello grande. No, Maggi, non hai capito. Tu eravamo tutti d'accordo e tu facessi quello grande. Tu sbagliavi perché non pensavi a gara come essere umano, ma come lavoro. Ma perché lui è un case. Guardalo come Kazekage qua. E sti cazzi. Cioè, guarda come Kazekage qua. Hai fatto uscire una persona del cazzo da bozza. Cioè, andiamo sì, avanti. Hai sbagliato. Hai risposto, basta. No. Il maestro ti chiede: dagli il tuo corpo, esatto. Tu merdina, dammi il tuo corpo. Esatto. Ti dai il tuo corpo, tu cosa fai? Esatto, tu merdi quella tizia. Ma una delle più belle. Sì, sì, maestro. E quella con i capelli rossi è fantastica. Lei sta sperduta in un monticello del cazzo, su un'isoletta de merda, non fa un cazzo. A tenere a bada 400 stronzi che stanno lì come cavi umane. E lei aspetta che il maestro le dica: tu, beh, sì, lei, donnina rossa. Lei però c'è proprio è un po' maso, proprio. Beh, quindi sì, sì, sì. Ci può stare. Cioè, Kabuto, quante volte lo potrebbe uccidere, maestro? Kabuto, fa Kabuto. Io non ho le braccia, Kabuto, però tu sei una merdina e mi uccidi per sempre. Va bene, maestro, d'accordo. Scusa, sono solo un quattro occhi. Anche se poi diventa OP, super OP. Sì, infatti. Average Kal-El fan. Average Majin Joy. Chi è questo? Mamma mia. Beh, cioè, quindi i tuoi fan sono tipo dei mostri. È un modo per dire che tu, che siamo edulcorati. Di Maggi è Chad. Posso dire Chad, che Chad. Preferisco questo. Posso dirlo. Preferisco avere lui che avere lui. Vabbè, ma però questo c'ha i capelli. C'ha i capelli come quello che piace a te. Quello che dissi costantemente. Andrea Costa. Son nome e cognome. Lui se lo ricorda. È il tizio che fa gli articoli. Tizio di Anime Click. Ah! Andrea Costa. Mi pare si chiami Andrea Costa il tizio di Anime Click. Ti ricordi il nome? È uscito da Giorgio. È uscito da Giorgio. Sì, sì, esatto. Vabbè, stasera su Reddit Team Livio. Ok, ci sta. Alfa contro Beta. Vai parte dice non usa lo scaldacollo, soprattutto quello da Roma. Presenza. Team Livio usa lo scaldacollo della magica makes himself small. Ma perché? Ma no, ma in realtà Livio, guardate che Livio in realtà è proprio tranquillo. Il problema è Meliodor che fa le scivolate.
Grande merda. Beh, è molto più fan Francesco della Roma. No, vabbè, Valeoni è un male assoluto. Vabbè, ma infatti è il team Livio che fa partire il beta. Sì. Perché cioè, ci stanno quei persone di nostra conoscenza che senza almeno una cosa della Roma addosso non possono uscire. Oddio, c'è la spiegazione. Ho associato a Maggo la figura del generale Jericho Swain, figura molto potente che rappresenta Maggi. Invece Livio lo associo al demone dei segreti, che è il corvo che è sulla spalla di Swain, che l'ho associato a Livio in quanto quel demone riesce a capire chi siano le persone, riesce a mandare corvi che attaccano e viene chiamato demone dei segreti, e lo associano a Livio per la sua furbizia di Livio. Come cazzo scrivi? Va bene, comunque sia. Va quante bene. Volte vuoi scrivere Livio? Secondo me ci stava meglio l'uccello con Gigoccio. Ma sì, cioè, basta scrivere Livio, una merdina. Andiamo avanti. Vai su. Guarda, capito che sono stop. Madonna santa. Guarda qui l'asciugamano della Roma. Chi ha fatto questo? Chi è? Questo metti il like. Questo ha fatto l'asciugamano della Roma. Chi è? Tutto il coordinato, bellissimo. Guarda qui, c'è cioè il coordinato della Roma. Ma no, ma perché poi quello lì che c'aveva le lenzuola della Roma non ce l'aveva quelle originali. C'aveva le lenzuola col pallone, una cosina giallo-rossa con scritto Forza Roma. Era una cosa devastante da vedere. E io me la sono dovuta servire tutta quanta davanti ai miei occhi questa cosa, no, di Forza Roma. Like un po' a tutti. Dai, sì, like a tutto. Vabbè, questo non like. Like a tutti, tranne che a quello di Swain, perché veramente è il nemico, già fatto, lo leviamo. Ma cosa, team Livio non esiste. Bravi, a me ragazzi. Niente like, qual è il tuo Joe? E avanti, no, tutti hanno like. Chi è questo? Maggio ogni volta che esce di casa e vede il bambino. Comunque ci sono più meme sulla Roma che sugli anime, incredibile sta cosa. Mamma mia, il tombino dalla Roma. Ma no, il tombino, io c'ho ancora ricordo. Slice of life di Maggi, capito? Ma perché io ancora c'ho il ricordo, più che del tombino, di questo tizio. Racconta che la storia così. Questo era il lontano, anni 2000, ciao Ferro. E praticamente c'è stato purtroppo, no scusami, 2001. E c'è stato lo scudetto della Roma. Succede che praticamente a casa mia, il palazzo dove abito io, dove se tu non sai vincere, la prima volta che vinci, succede il finimondo, perché devi andare indietro negli anni e far valere quella vittoria come se fossero 100 anni di non vittorie, no, represse. Succede che questo tizio a un certo punto ha messo tutti questi festoni, no, sta Letizia che sul suo balcone, e ha portato queste specie di non so come festoni lunghi e stretti dal balcone di casa sua ad un'altalena che c'è. Saranno stati in linea d'aria, secondo me. E intanto il tombino è stato pitturato in giallo rosso. Il tombino ci hanno fatto veramente qualcosa. Okay. No, aspetta. Vabbè, insomma. Ma c'è per tutti. C'è per tutti. Succede che praticamente. Ma finì che poi ritorna a Maggio, non c'è niente. Succede che praticamente questo mi sta due balconi di differenza, ok? Quindi ce l'ho palese. Mi sta due balconi. Sì, cioè qui c'è il balcone mio. Hai scritto come Mickey, cioè. Vabbè, sta. Cioè, va bene, i festoni capito. Imbanditi abbiamo sono capito. Più o meno i alla sinistra. Imbanditi. Sì, a due balconi di distanza da me, quindi in linea d'aria saranno, che ne so, 4-5 metri nemmeno. Va bene, ok. In linea d'aria 3 metri sull'altalena, e lui ci ha fatto passare sti cosi lunghi, però io non potevo vederli tutti i giorni, mi recavano un danno e uno stress psicofisico non indifferente. Ma te sei fatto. Uniti al tombino sotto casa dei Maggi, che era tombino giallo rosso. Sì, perché il lampione della luce no, invece. Il lampione della luce era giallo rosso. Quindi tu ogni volta che esci di casa vedevi questi cosi. Quindi il tombino. Esattamente. Alessio Maggi, all'epoca un piccolo undicenne, un piccolo ratto, diciamo, un piccolo undicenne, una notte è uscito di nascosto di casa. Quindi tu non lo sapevi. Certo che no, che gli vado a dire con le forbici in mano, dove vai? Te sei pazzo. E qui io sono andato a tagliare i festoni che erano attaccati. Completamente uscito. Non ti fa il calcio, non interessa. No, il calcio non mi frega niente. Sono andato. Ma che danno ti occupa? Cioè, tipo, ma stai scherzando? Io lo vedevo costantemente questa cosa. Ma che ti frega? Mi arrecava del dolore visivo. Ma perché? Ma stai scherzando? Ma che ti... Vabbè, comunque sono uscito con le mie forbicine. Non è chiuso nemmeno la porta di casa. L'ho accostata. Però sapevo che c'è nessuno. Sono stati mezzanotte e mezza. Cioè, io sono tre di ladri in casa. Mezzanotte e mezza. E ho tagliato dei festoni, ma sono stato furbo perché non li ho tagliati tutti. Uno l'ho mezzo rotto per far vedere che fossero stati tipo le intemperie. Le intemperie. Sì, erano, mi pare, quattro. Due li ho rotti e uno gliel'ho lasciato.
quello mezzo smucicato si è rotto tipo secondo me durante la notte o al massimo la mattina dopo, quindi lui è rimasto con questo festone così singolo è rimasto il festone singolo. È rimasto il festone singolo, credo abbia smadonnato. Però ti pare che va a pensare che un bimbo undicenne ti pare che va a pensare un come bimbo come ci sei arrivato? All'altalena e c'era il coso, non è che l'ha messa altissima, l'altalena sono stati 2,5 metri. C'era il coso dell'altalena, sali sopra e tagli, ci va un cazzo. Quindi sei hai pure rischiato la vita per questa cosa. Poi, okay. Meglio ogni volta che gioca al lupus con dei babbani, ma tipo sti due. Livio ogni volta che deve accendere il PC per guardare Boba Fett. È esattamente questa l'espressione. Io veramente ogni volta muoio dentro. È molto accurato questo. Mamma mia, Boba Fett, che merda. No, direi punto esclamativo qua, dai. Guarda, certo, assolutamente. Poi, che succede? Team... Oh, sta per dire ti immagini, Team Melia. Sì! Sì, vabbè, perché è biondino. È biondino, questa è carina. Fa parte di noi. Ciao, perso. Mi piace. Nel momento esatto in cui... Inizio del discorso. Ah, è vero, nel momento esatto in cui dico spesso. È vero, no, no, è vero. Nei momenti esatti in cui succede molto spesso. Eh sì, sono d'accordo. Sì, nel momento esatto. Bella questa. Partiamo da un presupposto fondamentale. Questa è proprio la base. Sono gli attacchi di Maggi. Maggi c'ha 3-4 attacchi e lì... Giusto, assolutamente. Poi Sasuke c'è, rivale di Naruto, fratello minore di Itachi. Ma leggi prima sopra che magari c'è. Ma Sasuke, no, Sasuke, ok. Mimmo minchia ombroso tenebroso. Ma me oggi comunque, per chi fosse entrato adesso, io stavo per uccidere su GTA RP oggi un bimbo minchia ventenne che mi ha usato mettermi fretta in palestra questa scopa vestita. Maggi, no, dai, una volta in live. Ma magari non c'era. Ma vabbè, ho capito, recuperano il VOD. Mi cioè, ha fatto non è fare che... 97 kg e mezzo di panca inclinata invece di 100. È un disastro. Questo si sta sgonfiando ogni minuto che passa. Questi sono i problemi della vita. Andiamo avanti. Ogni volta che il maestro Maggi apre la bocca e parla, il mio cervello. Right, wait, down, right. Right, down, scrivilo, mannaggia Livio, madonna santa. Beh, scrivilo. Right, wait, down. No, right, death, down. Death, okay. Death, vabbè, come si dice? No, là si legge là in questo caso. No, metti mi piace, metti. Anche perché poi così abbiamo il... Grazie. Il dove siamo arrivati. Sotto, uno non l'hai saltato. No, no, ah, ok. Sì. Ah sì, Sasuke. Basta. Ah, oh, bello. Okay. Aspetta, aggiorniamo la pagina, magari ha qualcuno. No, va bene, per oggi. Mazza, quanti ce ne stavano oggi. Grazie a tutti, grazie mille. Molto carini. No. Vedi, ce ne sono. C'è un altro? Attenzione, questo è lui. Meliodor Goliath. E regà, voi non lo sapete, ma all'inizio, quando Joe Arsa... Mamma mia, è brutto. Cominciavo un po' a essere conosciuto in giro. Mi fecero un meme con tutte quante le storpiature del mio nome. E Goliath ovviamente, cioè, ma con gli oggetti proprio. C'era la, io in mezzo e c'era la Goliador, il cane, il Labrador. Poi dietro c'era Media World come sfondo. Okay. Poi c'era il simbolo di Wimbledon. E... Wimbledon manco da... Wimbledon, va bene. E ma non me lo ricordo, non mi ricordo. Merdador. No, c'era coso. No, perché poi dico Mentador, dicono pure. Mentador, ma che è Mentador? No, no, sai come alcuni mi chiamano Mediator. Mediator. Ma che vuol dire? Non lo so. E sai chi? Christian, l'attore. L'attore mi chiamava Mediator. Mediator. No, Metador. Metador. No, mi pare Mediator. Mediator. È fighissimo, sì. Meliodas pure, sì. Ah, Meliodas perché c'è un altro personaggio che si chiama Meliodas, ci può stare. Metador, Matador. Un anime vergognoso, tra l'altro. Vai. Va bene, chiudiamo sta live con il momento più bello. Le top 5, trovate gli eroi grammaticali. Top 5 time! Ricordiamo che sabbandoti al canale o con 300 bit... Puoi partecipare all'estrazione e puoi mettere una tua top 5 nello scrigno segreto. Alla fine della live verrà estratto un bigliettino, magari sarà proprio la tua top 5 e noi saremo costretti a rispondere, prendendosi il blastaggio degli altri. No, a proposito, Max, cioè voglio dire una cosa, è l'ultima partita di Lupus e tutti si sono cazzati con me dalla seconda partita, pure quello stronzo di Max a un certo punto mi ha nato contro me inutilmente. Non è mai inutilmente se sei contro di te. Quella dove Gianluca ha fatto il troll.
Ma voi che cazzo mi voti a me, se hai capito che so io il... No, però effettivamente tu non dovevi votare Gianluca, dovevi votare Livio te. Sì, vabbè, ho capito, ma cioè pure quell'altro mi ha messo nei casini pure, cioè non mi mette a me nei casini nel momento esatto in cui hai capito. Vabbè, ma comunque se te posso dire, pure la prima partita, secondo me Marra è diventato molto sus nelle ultime azioni che ha fatto. E soprattutto molto sus, ma che lingua è? Sospetto, sus. No, Marra mi ha anculato a me perché ha detto no, perché tu per me sei il meno sospetto, quindi io voto meglio, poi muoio, maci. No, e poi soprattutto perché Crusca, voti a me? Crusca, che tu pensavi fosse il lupo, ha votato me. E quindi ha detto, io non so, cioè, Medo non è lupo perché lo vota Crusca. No, no, ma poi in realtà, sì, ma in quel momento io non è che ho spento il cervello, però la prima cosa ho pensato, vabbè, ero 50-50. Ho detto, cazzo, vabbè, quello mi vota a me, se vede che Marra sta a fare un trick mentale inutile. Top 5 personaggi coatti, e vale tutto, pure i cinque. Vabbè, coatti. Personaggi coatti. Personaggi coatti. Dudubbio ha fatto la giocata, beh, quella di Francesca è stata una grande giocata. Ma Dudubbio ha detto che l'ha fatta inconsapevole, cioè non l'ha fatta davvero. No, ha detto che era distratto. No, 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 sì. Quella di Francesca l'ha fatta consapevolmente. Tu, quella che non ha fatto consapevolmente è quando ha detto no, perché voto Gianluca, ma è morto. Qual è quella di Francesca? E di Tinder, che si era talmente tanto rotto il cazzo che in quel momento stava a pensare alla tizia di Tinder che l'ha scammato, che gli ha detto no, ok. Però sì, metto, cioè, la giocata era un video bello questa volta, non era trollata. È un video molto bello, però mi dovete dire che canzone è. Io gioco. Personaggio coatto Todo. Mamma mia, scontatissimo, Lidia. Ma non è coatto Todo. Ma ammazza che non è coatto Todo. È coatto, sì, che è Todo. Ma no, ma non è vero. Non è coatto. Ma no. Ammazza, che genere di musica ti piace? Coglione. Ma non ti piace? Mo' te picchio. Cazzo, no, se non è coatto. Non mi piace, non è coatto secondo me. Ah, sì, è coatto, Vabbè. Poi, quarta posizione, vabbè, il re dei coatti, Vegeta. Vegeta è coatto. Vegeta non mi devi romper cazzo. Cioè, tu non mi devi romper cazzo, Vegeta, io sono il principe dei Saiyan. Testa di merda. Merdino. No, quello sì. La tua panca piana dei miei coglioni. Lui te la prende e te la porta via, la panca piana. E ti prende pure a te e ti butta dall'altra parte del mondo. Mi immagino e fa no. Ma io alzavo 100 kg. Poi, terzo posto, Dabby. Dabby non è qua. Coatto, Dabby. Ma come no? Minchia, no, non è coatto, ma proprio anche nel look, in come si comporta, fa tutte le mosse fighe. Ma no, io spacco tutto. Vabbè, non lo so. Non per me è coatto. Seconda posizione, Kaido, con tutti i tatuaggetti, tutto che va a girare a torso nudo, il drago, dai. Sì, molto più coatto Zoro con orecchini. Ma allora. Ma poi Kaido non romper cazzo, cioè... Kaido è coatto, si ubriaca, comunque si vede che è pordenone. Non c'ha il concetto di coatto. Sì, coatto con tutti i tatuaggioni, il fisichello che ti rompe il cazzo. Ah, io sono più forte, io bevo, vaffanculo. E vabbè... No, vabbè, effettivamente il primo commesso è nel look che è coatto, effettivamente. Quindi manco il primo, un disastro sta là. Il primo è nel look, effettivamente. Sentiamo. Il look però è molto da coatto. Vabbè, anzi, sai come te la metto? Qualsiasi personaggio di Kenshiro. Cazzo. Sì. Qualsiasi personaggio che prendi di Kenshiro, a parte 2-3, Toki e altri... Tutti gli altri sono tutti i coattoni del cazzo. Volevo mettere Jotaro, perché Jotaro effettivamente è coatto. Questo però spoilerato, quindi non l'ho questo messo. Questo me l'hanno suggerito. Allora io già l'avevo messo. Allora non l'ho letto. Che cosa? Perché non ho letto uno della chat, se è quello che ha letto pure lui. Sì, vabbè, però poi leggete la chat. Vabbè, io l'ho già messo, gli ho detto l'ho già messo. Però la chat l'hai letto. Sì, ma è tra quelli che ho già messo. Però la chat l'hai letto. Vabbè, non dovete leggerci. Durante questi momenti non si sto guardando davanti, cioè no, nel senso dove devo guardare. Sbagliatissimo. Tutti ne manca, a me manca uno. Vai, prossimo video. Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Da Tata Steel siamo arrivati all'ottavo turno di un torneo che tutti i giorni ci regala delle partite stupende.
Nel video di oggi il match tra Mamedyarov, 36 nome semplice. Anni, tra l'altro nome una partita semplice, quello di Ramesh Babu Pragnananda. Pragnananda e Shakirian Mamedyarov. Vabbè, Mamedyarov in confronto è una bazzina. Vabbè, tutti e due sono nomi belli però, importanti. Aspetta, vale tutto? Vale tutto. Allora ce l'ho. Giovane indiano Pragnananda, soltanto 16 anni. Al numero 5, l'unico, diciamo, anime che ho messo, perché mi piaceva un sacco da bambino. I Digimon, Wargarurumon e il lupo coi pantaloni strappati. Oh, sì, ecco, atto, no, però nel look, perché poi non era coatto. Ma perché non è che esce e fa... Però anche nel modo... Cioè, sì, come sembra, cioè cazzo, è il lupo coi pantaloni strappati. Se nel look anche tutti i miei vanno bene. Madonna santa, quanto è figo. Vabbè, poi, insomma... Al numero 4... che è uno dei personaggi che ha fatto la storia del cinema italiano, Mario Brega. Sta mano, può essere piuma e può essere ferro. Sì, non sai manco chi cazzo è. Questo lo è so, il lo so. Al numero 3. Sempre per tornare agli anime. L'unico giocatore... Hai detto che era l'unico anime che... No, non è vero, no, tu. No, per tornare a 3. I Biker Mice. Pure quelli sono fatti. I Biker Mice, sì. Al numero 3 è l'unico giocatore che gioca con le maniche tirate su. Che si appoggia al palo. È vero, cazzo. Grande Mark Landers. Mark Landers. È vero. Ma quante ne sa Mark Landers? Di Street Shark pure. Al numero 1. Sempre per tornare in tema romanisti, il giocatore preferito dai romanisti. Qual è uno dei giocatori che i romanisti preferivano in assoluto? Totti. No? Sì, però post. Nainggolan. La rosa tatuata sul collo. Ah, ma in generale era. No, detto vale anche... tutto, mi hanno detto. Hanno detto vale tutto. Vale. Vabbè, tutto. Io non ho. Cioè, le cose reali non l'avrei messa, però va bene. Vabbè, allora. Cioè, vabbè, ci sta. Raja Nainggolan ci sta. Vabbè, dai. E poi l'emblema della romanità coatta, per chi ha visto la serie di Suburra, Aureliano Adami 8 interpretato da Borghi, quello è proprio il coatto per eccellenza, il coatto romano in assoluto. Te che cazzo ne sai di Suburra? Te non hai visto manco Suburra? No, non l'ho visto Suburra. Hai visto un cazzo Livio della tua vita? Madonna santa Livio. Preferivo uscire e fare roba. Sì. Ti sta piacendo Vento Aureo, Livio? Molto. A me fa cagare. Poi facciamo un dissing su Vento Aureo. Cioè, a te non ti sta piacendo Vento Aureo, no. Giorgio? Qual è la mia serie? Secondo me la serie ad oggi migliore è la 3. No. Cioè, Vento per te Aureo, Vento secondo... Aureo è una serie brutta? No, mi è piaciuta niente. A me è la quella che mi è piaciuta. Ma l'hai finita? Beh. Vabbè. L'ho finita. Poi ti sei visto 102 puntate in 2 giorni. E infatti io non sono venuto al login. Perché io lavoro la sera. Ah, cioè tu non sei venuto al login per finirti Vento Aureo. No, però stavo là. E poi dici non vuole scopare. Cioè è vero, non vuole scopare. Allora. Sì, più o meno Giovi. Al quinto posto, Jotaro. In generale, secondo me, la maggior parte dei personaggi di JoJo sono coatti. Ok, uno su due è un coatto. No, uno su due no. I protagonisti. Vedi, Vento Aureo è un cesso, dicono tutti. No, non è vero, Vento Aureo è bello. No, vabbè, è meglio di Credit Diamond is Unbreakable. Però Diamond is Unbreakable c'ha certi stand. Cioè, la gente dice che è migliore Diamond is Unbreakable. No, secondo me sono tutte e due, cioè sono tutte e tre serie su ottimi livelli, secondo me. Cioè, in Diamond la quarta inizia molto lenta, ma poi si riprende alla grande, secondo me. Sì. E quarto posto, Gaston è un non quattro. Ha look da quattro. Ma no, vabbè, un quattro Gaston. Cioè, fa i prepotenze. No, quello sì, è gigante. Sì. Cioè, segreto sto sì, cazzo. Sì, vero, cioè, proprio quattro. Tra l'altro, un miglior antagonista. Al terzo posto, Paul di Tekken. Ah, pure Paul di Tekken. Ah, io non potevo calcolare i videogiochi. Ci ho pensato ai videogiochi. Quello è coattissimo, raga. Che stanno così. Cioè, i capelli così, cioè, lui è coattissimo. Come te Warang ci vuole mettere. No, ma che? Gaston c'ha le tre fighe in un su un braccio. Sì, capito. Lui ti alza di panca piana con una mano. Coattissimo. Al secondo posto, Wolverine è coatto. Bah. Allora, mi sa che non è messo quello che c'era dalla chat. Al primo posto. Poi, vedi un po'. Non lo so, io non ho letto uno che avevo messo al primo posto, perché secondo me lui
ma non solo in quel film, proprio lui allora sì. È l'archetipo visivo allora del sì. coatto. Allora, e poi in quel film fa pure il coatto ed è perfetto, cioè proprio quello è il coatto, raga. Cioè se uno vi chiede che vuol dire coatto, voi rispondete Toretto. Dominic Toretto. È il coatto, sì, sì. È proprio lui. Sì, sì, sì. Cioè lo prendi e lo porti lì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, 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 ci sta, ci sta. Io sono Vincenzo Casolio. io sono Groot. Io sono Groot, esatto. Tu sei un coglione. Sapevi sì, che era sì, lui? Sì, è vero, è vero. Tu sei un coglione. Ma quanto deve, però. E ricorda che vanno sempre in groppa. Cioè, in coppia. In groppa. Infatti siete in due. Esatto. E vabbè, tu sei quella che sta in mezzo. Che io non sto in mezzo, caro. Vedi, te è venuta male questa, ci hai provato, ma... No, se dici, a prescindere dalla fisica del posto, se dici che... ci sono due coglioni, la risposta è sempre in teoria dovresti essere due coglioni, esatto. Cazzo. Comunque io oggi mi vedrò la nuova, cioè oggi perché passava mezzanotte, mi vedrò per domani la puntata di Boba Fett, però io già posso farci la recensione, è una merda senza vederla, è una merda. Senza vederla tu già la recensione. Io già la so. È la puntata 4. Io farei meglio di Matioski. Recensione in 30 secondi. Okay. Sì, vai, è una merda. Ma scusami, no, in 5 scusami, secondi è una merda. Visto che la chat è riuscita nella cosa, io direi che domani potremmo anche fare un versus. Sì, è vero, domani facciamo un versus. Facciamo domani un versus, mercoledì si parla di vabbè, inizieremo magari parlando un po' di... No, Max, di Boba Fett, la faremo a breve, live sul podcast, tranquillo. Sì, arriverà. Ma soprattutto, visto che ci sono le nomination agli Oscar degli anime... Sì, su Crunchyroll, Per chi è sub del nostro, per chi è sub e sta su Telegram, abbiamo messo un link in alto, potete andare a votare tranquillamente. Mercoledì, le guarderemo tutte le candidature. Ma già vi dicono e il figo. Tramite il pool in chat, voi deciderete cosa voterà Anime Night in ogni categoria, ok? Quindi... ci fidiamo di voi, noi saremo la rappresentazione del nostro pubblico. Sì, esatto, cosa vota Anime Night. Va bene? Intanto domani versus decide Livio quale dei due. A sorpresa. Sorpresa perché, cioè, dobbiamo fare Dragon Ball contro One Punch, però mi piacerebbe, e il tag team che già è a metà, già è metà fatto. Però sono molto curioso perché, dato che era Magiche, cioè secondo me overvaluta le potenze di One Punch, vorrei farlo fare a lui. No, io lo effettivamente. Quindi adesso, dopo la live, ci mettiamo un attimo e mi dici insieme. Secondo te come sono. Quindi, ragazzi, voi pensate che il versus di domani sarà fatto da me, però ideato da Maggi. Va bene, io registro su Instagram le loro discussioni. E io voglio vedere, perché lui mi ha detto che la potenza di One Punch è paragonabile a tutto Dragon Ball Z. Quindi io voglio vedere, a parte Saitama, qualche personaggio anche della fine di Z. Perché attenti, non è tutto Z, giusto? Vabbè, ci mettiamo. Mamma mia, quindi domani preparatevi per il versus più sbilanciato della storia. La tier list della parte 4. Oh, allora, esatto. La potremmo fare, ma voi volete la tier list della parte 4 o 4 e 5 insieme? Raga, no, vabbè, volete solo la 4? No, facciamo 4 no, e 5? Però, ragazzi, noi la possiamo fare, però siete sicuri che vi va? Allora no, dovete capire questa cosa. Livio... è molto esigente. Io direi 4 e 5. Lui è molto esigente sui numeri in chat, perché vuole prendere la partner. Quindi se voi gli dite facciamo la tier list della parte 4 di Giorgio e poi siamo 30 persone in meno del solito, Livio si arrabbia e non fa più le cose di Giorgio. È no. Io la vorrei fare la live su Giorgio, però io vorrei fare una live 4 e 5. Sì, vabbè, su alcuni stand vai molto veloce. Lungo, io vorrei fare invece lungo. Che la tier list, una live dove parliamo della serie in tutto e per tutto, cioè tipo come abbiamo fatto con Hunter Hunter, come abbiamo fatto con altre cose, capito? Cioè io la vorrei fare più così, secondo me è più troppo bella. Lungo. Ma secondo me possiamo fare anche tutte e due le cose insieme, cioè parliamo della serie, facciamo la tier list. Vabbè, secondo me la tier list occupa troppo tempo. Cioè, secondo me, e poi magari diciamo quali sono gli stand che ci sono piaciuti di più, le vabbè, cose vabbè. Secondo me è più godibile anche per chi magari non l'ha visto la tier list, così invece se ti diamo un'infarinatura generale magari uno gli pia lo schiribizzo e se la vede pure, capito? Sono andati abbastanza bene, Robin, nella media che alla fine è abbastanza positivo, perché quando parliamo di roba che non è anime a volte
Esatto, dobbiamo ancora introdurlo bene. Per questo io farei delle live dove intanto spieghiamo tutta la cosa e poi magari dopo che la gente in chat pure se l'è visto. Va bene, comunque sì, ragazzi, la vediamo. Per ora abbiamo 3 live su 4 di questa settimana già prese, perché sono i due versus e gli Academy di Crunchyroll. La quarta live è ancora libera. Vediamo se escono 200 cose e magari la facciamo su varie. O anche no, perché dipende anche se magari andiamo al Cerbero o meno. Beh, così. Altrimenti, se c'è una live che rimane vacante. Nella Mediator, esatto, nella Mediator. Bello. Sì, comunque, sì, devo dire una cosa importante. Perché prima mi hanno delegato una top 5. Top 5 insulti per spronare Livio. Per spronare, però con un insulto. Vabbè, che te devo dire, va bene. Mi piace. Era una top 5 contro Livio. Sì, sì. Sai quanti ce ne stanno contro di me? Però io devo giudicare se effettivamente mi sprono o no. Tu la fai. Che vuol dire? Ti insulti da solo. Quale insulto ti faresti? Sì, però io per giudicare se l'avete fatta bene o no, devo dire quale cosa mi spronerebbe. Che cazzo ne sai del top? Vabbè. Prima è scontato. Va bene, va bene. Noi andiamo a fare. No, sono io che lo dico a lui, ma che cazzo ne sai fare? Bravo, Ed. Voi riposatevi, preparatevi. Per chi non avesse letto il manga di One Punch, leggetevelo. Nel frattempo, il manga non quello originale, ma quello ragazzi, bene. Siamo arrivati, sì, per farvi capire, siamo arrivati al momento del combattimento a tre. Ragazzi, 156, una cosa importante. I manga e gli anime che stiamo, specialmente i manga che stiamo trattando ultimamente, sono esatto, Matt, Attack on Titan, con le puntate. Quindi per farvi capire, magari se vi mettete in pari, potete seguire meglio le live. No, buono un attimo. Oh, allora? Vai. È tardi, Tigre, per Dio. A quest'ora si arriva? Lì bacchetta. Mannaggia, Tigre. Dove stavi, Tigre? Che stavi a fa'? Vai, prego. Ce l'hai la giustificazione. Firmata, Gli anime e manga che stiamo portando adesso, così se vi mettete in pari seguite. Bravo, meglio, Tigre, le live, sono... Fatto bene, Tigre. Attack on Titan, One Punch, vabbè, i classici, Naruto, Hunter x Hunter, Dragon Ball... Anche Dragon Ball sarebbe buono se vi metteste in pari. Tanto Dragon Ball è abbastanza veloce. Ma anche faccia bene, Rob, faccia bene. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. One Punch Man. A breve porteremo Jojo. E poi l'anime di Demon Slayer. Sì. A breve porteremo cose nuove. A breve dovremmo cominciare a recuperare Code Geass, Berserk. A breve porteremo cose nuove. Quindi se vi recuperate questa cosa, c'è una cosa che vi stuzzica, recuperatevela, che così vi godete meglio le live, perché io vedo Livio molte persone. Livio inizia a vedere Rank of the... Livio lo vedrà. Vedo molti commenti e molte volte magari dicono vi seguo anche se non seguo molto. Secondo me se vi mettete in pari in qualcosa già vi godete di più le live. Sì, cioè, già c'è Livio come Malus. Non ma i film d'animazione, anche quelli. A breve porteremo, quando sarà possibile, Jujutsu Kaisen Zero, che come sapete in Giappone. Ah, sì, quello là ve lo diremo qualche giorno prima. Io Vinland Saga, cioè, lo sto leggendo. Però, no, porteremo anche Vinland Saga. Ma la parte non adesso. Magari l'anime. Quindi mi raccomando. Se avete avuto lo scribizzo di qualche anime o manga di questo tipo, leggetevelo e così siete in paro. Ma sì, una cosa che mi interessa che voi sappiate è che inevitabilmente portare 2000 cose nel breve periodo, secondo me, ha poco senso, anche perché è bello prendere un anime, un manga, cercare di spacchettarlo, scandagliarlo in tutti le sue minuzie, farci versus, e quindi per quello cerchiamo di introdurre cose poco alla volta affinché siano più fruibili e più godibili. Altrimenti se mettiamo a parlare di 800 cose, nessuno che vuole recuperarle ha il tempo per recuperarle, o semplicemente succede che poi si sovrappongono tutta una serie di ipotetici argomenti e alla fine parli di tutto, ma sì, è come raga, se non parlassi anche di niente. Anche perché Closer, sti cazzi quello che dice Livio, cioè se escono una alla volta, sì, altamente probabile, puntata per puntata. No, forse frega niente di The Boys, tu se vuoi ne puoi andare, rimaniamo noi, cioè, qualità maggiore di quantità. Bravo Gio. Ma quando esce? Mo quest'anno non so bene quando esce. Ma no, vabbè, ma non vi preoccupate che piano piano porteremo tutto. Ma il fatto appunto, anche perché un conto, cioè abbiamo un canale tipo seguito in tutta Italia, che se parli, che ne so, di un argomento anche di nicchia, comunque ce l'hai la gente, no? Che è comunque interessata.
se siamo un centinaio di solito e parliamo di un argomento Jujutsu Kaisen che magari non ha visto nessuno, è già più complicato, quindi dobbiamo un attimo indirizzare su cose abbastanza mainstream per iniziare. Breve, fate quello che non farebbe Livio, ovvero lavorate. Esatto, e soprattutto ricordatevi che per quanto ci sia scritto Anime Night, questa è una cosa alla quale ci tengo particolarmente, e parliamo anche e soprattutto di film che Livio non vede, di serie TV che Livio non vede e tutte quelle cose che Livio non vede e non fa. Però infatti che Star Wars, ultimamente stiamo parlando molto anche di cinema. Ed è giusto che sia così, perché anime e cinema sono due lati della stessa medaglia. Medaglia. Vabbè, raga. Vabbè, Maggi. Bella. Che cosa ne pensi di Falco? Ah, non vedo l'ora.